Inter-Juventus da vivere assieme, piccole indiscrezioni di formazione, c'è Dzeko dal primo minuto, Juventus che parte senza Dybala, perlomeno dall'inizio. Allora vi presento velocemente i nostri ospiti perché poi ci dobbiamo fermare per un minuto, non di più, e vi raccontiamo formazioni e partita. Ci raccontano appunto la sfida di San Siro, Filippo Tramontana, ciao Filippo. Ciao Paolo, ciao a tutti, buonasera, ciao ciao. Buonasera a te, per la Juventus Francesco Pini, ciao Fra. Buonasera e buon... mercoledì buon sera, da no, buon anno ormai tra un po', si spera per buona tutti Pasqua. Buon anno. Buona Pasqua. Buona Pasqua tra un po'. A tifare Juventus con il nostro Francesco Marcello Chirico, bianconero.com, ciao Marcello, buonasera. Ciao a tutti, buonasera, ciao. Ciao caro, buonasera. A tifare non so chi, Furio Fedele, ciao Furio. Buonasera a tutti, ciao. Come sei laconico. Che furbero. No, ha fatto anche un po' la faccia. Non ti preoccupare. Marcello, ma questa è una serata schioppettante, capisci? Mi sto preparando. Si sta tenendo per dopo. Tieni, capito. Marcello, una sorpresa per te. Una sorpresa per te, l'avevo invitato apposta per te. Crudeli. Possiamo dire indovina chi è, indovina. Eccolo! Ancora! Il pipistrello nerazzurro! Oh, il pipistrello nerazzurro! Sei Batman! È una serata difficile che mi mancano tutti quei giocatori. Più c'è questo qua, più c'è sto pipistrello di... Ma questo qua, proprio! Ma perché lo invitate? Marcello, la Roma ti ha portato bene, ha detto che vince l'Inter 3-1, quindi sei esatto. A posto. No, ma il problema è un altro. Sì, Marcello. Io punto su di te. Cosa? Quando ci farà girare le cosiddette, che lo sai che lo farà. Guarda, io vorrei essere lì insieme a te, non ci sono, tu devi anche fare la mia parte. Non ti preoccupare, tu perché io non ce la faccio a trattare male quelli che hanno dei problemi già di loro, nel senso che come tu ben sai, è come lui sparare ha, sulla Croce Rossa. No, nel senso lui ha, non è uno scherzo, lo conosco bene Simone, giochiamo spesso per di beneficenza anche con Ugo, andiamo in giro per l'Italia, a volte non capisco perché, ma andiamo in giro per l'Italia, non so chi ci chiama, chi ti cerchi, ma è così. No, lui è l'unico pastore al mondo, Marcello. Mi devo fermare, Marcello, ragazzi, siate veloci. È l'unico pastore al mondo che deve chiedere il permesso lui agli animali per andare via di casa, e stasera gliel'hanno accordato perché c'aveva una serata libera. Parla come San Francesco lui agli animali. Prima che incominci... Ti difendo io, Simo, al volo. Prima che incominci la partita metto un portafortuna. Ah, Zamorano. Abbiamo uno Zamorano 1+8, così, va bene. Sono 1+8, sono gli anni che Ugo Conti, ciao Ugo. Buonasera a tutti voi. Buonasera a te, caro. Allora, siamo però carichi. Stai attento che io sono del Milan. Appena fai il Pirla ti arriva uno schiaffo. Ma perché siamo cugini, dai. Perché lo trattate tutti male? Cioè io non capisco. Perché lui devi tenerlo a freno. Sennò forza Simone, forza quando Simone. Segna fa tremar tutta Milano, Ivan Zamorano. 2 minuti di pausa, torniamo con la partita. Inter, Filippo a te. Allora, l'Inter schiera la formazione tipo, quindi Handanovic in porta, Skriniar, De Vrij, Bastoni, difesa 3, ritorna Çalhanoğlu dopo la giornata di squalifica, Perisic e Dumfries sulle fasce, Barella e Brozovic il resto del centrocampo, Lautaro e Dzeko davanti, quindi Sanchez va in panchina, questo l'11 titolare di Simone Inzaghi. Poi una parentesi veloce, siccome stavo parlando delle squalifiche del ritorno di Çalhanoğlu, sono d'accordo al 100% con quello che ha detto Chiellini ieri, che è ridicolo che le squalifiche, le ammonizioni, le diffide in campionato valgano per una partita che col campionato non c'entra niente e che è una partita in più rispetto a quelle che giocano tutti gli altri. Quindi con l'Atalanta, per dire, Lautaro diffidato viene ammonito oggi, non gioca, è assolutamente secondo me fuori logica, quindi postilla, apro e chiuso e chiudo. No, è vero, e per la stessa logica credo che sarà d'accordo Francesco quando ci racconta la formazione della Juve. Guarda, non ho mai parlato nei giorni scorsi perché era un argomento secondo me scontato, cioè, anche perché questa Supercoppa arriva a differenza delle supercoppe storiche, le prime, arriva ormai da qualche anno a metà della stagione, no? Esatto. Però è in teoria il primo trofeo stagionale dell'anno 2021-22 sportivo. Quindi che tu debba perdere dei giocatori, l'Inter in un modo magari non è successo, la Juventus in uno scontro diretto per la Champions in questo momento, eccetera, eccetera, perdendo poi la possibilità di farli giocare in una finale, e viceversa se qualcuno prendesse dei gialli o dei rossi oggi avrebbe problemi in campionato, questa è... qualcosa che la Lega Calcio deve mettere a posto subito, ma non oggi, ieri, perché sì, sono robe uno stress in più che vengono lasciate lì, secondo me, non so per quale motivo,
Ma sono robe che fanno parte del calcio giocato. Questa è una finale a sé secca che disputa chi vince lo scudetto, cioè, vince la Coppa Italia. Le cose condivido con voi. Tutto il resto è fuori. Cosa, Ugo? Cioè, con tutte le cose che hanno a discutere dalla mattina alla sera, queste cose qua sono le principali. Beh, ma almeno oggi sembra che abbiano trovato la quadra per Covid, no? 35. Ah, il protocollo Covid. Sì, protocollo Covid. Sì. Basta che ci sia. Che poi bisogna vedere se è il gruppo squadra o un gruppo. Non la primavera, esclusa la primavera. E lo staff non c'entra in questo giocatori. Solamente di calcio. Giocatori. Juventus, Francesco, chi schiera Allegri dall'inizio? Posso avere un attimo con la telecamera lì per partire con una cosa? Scusate, posso? Posso? C'è qualcuno? Foschini? Abbassati un po'. Mi vedete? Ancora un po'? Mi sei proprio gobbo così. Sono gobbo, è proprio gobbo. Szczęsny senza Green Pass. Ma la dirigenza? Dov'era? Cosa faceva? Venite in qua. E a costa, perché non mi vedono se no? Cioè, è bassa la telecamera. No, ma sei tutto storto. Però è gobbo, capisci? Il concetto è dove siamo finiti? Se partiamo con questo, puoi utilizzare casino. Dopo abbiamo anche delle parole di arriva bene. Sì, vabbè, ma parla che me ne spiegasse, perché per esempio quelle su Szczęsny sul Green Pass, che è un giocatore, un dipendente della Juventus pagato lautamente, e non si accorgono in dirigenza e in società che il giocatore non ha il Green Pass. Ma lui non può giocare, non può essere neanche schierato lì. È panchina, arrivato all'ultimo, credo sia in panchina. Ma come mai non ha il Green Pass? L'ha lasciato a casa? Sarebbe dimenticato a casa a fare il Green Pass. Formazioni. Perché al posto di Szczęsny gioca Mattia, Perin, 4-3-3 con De Sciglio che prende il posto di Quadrado, Rugani che gioca al posto di Bonucci che però almeno è in panchina, Chiellini, Alessandro, poi centrocampo a 3 con McKennie, Locatelli e Rabiot. Davanti Morata unica punta, a sostegno suo Bernardeschi a sinistra e Kulusevski a destra, Dybala out almeno per l'inizio. Sei d'accordo Marcello? Preservare Dybala. Intanto, guarda, già quando sono mancati tutti quelli che sappiamo, no? De Ligt, Quadrado, Bonucci, Danilo, già la vedevo male stasera. Stasera con questa formazione qui non la vedo bene. Ecco. Non sei molto ottimista. Che questa Furio? Bella ragazza. Furio, tu che sei super partes? Ma sicuramente tanto è avvantaggiato l'Inter, su questo non più ci sono Inter. Assolutamente dubbi, anche perché la Juventus è Inzaghi gioca a nascondino. Sì, però comunque è uno che ha già vinto queste coppe con la Lazio, è uno che nella partita secca può fare bene, non che Allegri non possa fare bene, però onestamente già gioca Dzeko, insomma mi sembra un Inter più in forma da un punto di vista della quantità, di là della qualità dei calciatori, sicuramente. Simone, tu il pronostico non lo fai, giusto? La coppia d'attacco 3-1. Scusi? La coppia d'attacco dell'Inter. Sì. Toro. E Dzeko. Dzeko, perfetto. Non l'hai trovato subito Dzeko? Tutta la sera ce l'ha fatto così bene. Oppini mi ha guardato perplesso. Ci ho messo perplesso mi ha guardato. Io chiederei a Marcello se gli è piaciuto la... Marcello, ti è piaciuto più il Toro o il Dzeko? Allora io quando c'è questa partita qua ho le palpitazioni, è una serata difficile, l'ho già capito, quando c'è questa partita qua a me mi vengono le palpitazioni. Simone ha grande rispetto perché per anche Juve, se mettete i magazzinieri c'è da soffrire, io lo so è vero, lo dice sempre, ma c'è qua l'anima dello sciamano, l'anima qua c'è l'anima dello sciamano zamorano, l'anima dello sciamano sarà con noi questa sera, l'anima dello sciamano. A me fa un po' paura però Ugo, pronostico? Io chiamerei la forza pubblica. Devi far così tutto l'esorcista. Quando parla sì, dai. Però parlerà sempre ogni secondo. Stai attento che poi divento il cattivo in un secondo. Vedi, vai Ugo, vai. Bene. Picchiano tutti. Bah, insomma, sulla carta credo che non ci sia partita, a meno che succeda qualcosa di clamoroso, che l'Inter impazzisca di colpo. Ma secondo me non c'è storia. Ah, esagerato. Anche tu tocchi c'è ferro. Partita come adesso. No, io sono coerente. Non c'è partita. Siamo favoriti, ve lo concedo. Ma adesso che non ci sia partita, è sempre la Juve che ha battuto la Roma. Quante vittorie ha fatto di fila la Juve? 8? Sono 8 risultati consecutivi, 5 vittorie e 3 pareggi. Dai. Sì, vabbè, però non è ovviamente. Io sono d'accordo con Filippo, è favorito l'Inter. Però è una gara secca. Dai. Quindi io me la gioco lo stesso. Se no non sarei qua.
E Ugo lo sa, eh? Se no la Supercoppa italiana di Doha con il rigore di decisivo di Pasalic non sarebbe vostra. Contro quella Super Juve che il primo tempo fece 80 tiri in porta a zero e poi perse la partita. Il Milan di Montella. Perse i rigori. Milan di Montella. E ricordiamoci ovvio che erano favoriti, ma il calcio così. È la seconda finale giocata in 10 anni. Certo. Cioè dopo l'Europa League l'anno scorso, 2 anni fa, questa, quindi non è che ha proprio tutta sta abitudine a giocare le finali. La Juve ne ha vinte tante di Supercoppa e Coppa Italia negli ultimi anni. Adesso non ne siete abituati, dai. Sembra che non avete mai fatto finale. No, c'è da dire una cosa, questo è un dato oggettivo. È 10 anni che non facciamo una finale, se togli l'Europa League. L'analisi più giusta e più ponderata l'ha fatta Filippo. Filippo, perché è proprio così. Si tratta di questo, si tratta di una squadra che fino a ieri ha vinto. E l'Inter. Guarda che se l'ha detto Filippo, non c'è bisogno che lo ridica tu, eh. Hai capito? Tu non sei credibile. Però scusate ragazzi, mi fate rivedere la Juventus. Quanti di questi giocatori, tu dici la squadra ha vinto, la Juve, sì. Però giocatori in campo quanti hanno vinto? Perin, De Sciglio, vado a memoria, Rugani. Beh, c'è Chiellini, Alexandro, c'è comunque Morata che è uno che ha fatto finali di Champions, c'è Bernese che è un campione d'Europa. Tra l'altro so, Morata è un giocatore... Rabiot campione del mondo. Morata fa parte no, perché di quella... non c'era. Vabbè, però quello ha vinto il mondiale, non c'era. No, Morata fa parte di quella categoria di giocatori secondo me sottovalutati. Perché per me c'è un giocatore internazionale di calibro, però è sempre stato un po' sottovalutato con me. Allegri lo dice un po' come te. Tu sei sottovalutato. No, io nel Trisobio come attaccante esterno dicevo la mia. Sotto e basta. Un po' veneziano, è un po' veneziano. Mitico attaccante del Trisobio. Penso che l'ultima volta, l'ultima partita di beneficenza, ha preso la palla, è andato fuori dal campo, l'ha portata via e è andato via in macchina. Ah, questo fa grandissimo. Giusto così. È cominciata. Con l'Inter in possesso di palla, Skriniar, zona difensiva, l'attacco di McKenny, palla spostata sulla destra per Barella, subito il pressing alto della Juve di Rabiot. Palla indietro per Skriniar, si alza tantissimo la Juve, Morata corre su Handanovic che sposta la palla in area di rigore per De Vrij, ancora De Vrij per Handanovic, allora Morata desiste, pallone per il portiere nero-azzurro che tiene la palla tra i piedi, aspetta il movimento di qualche compagno, si avvicina a Çalhanoğlu che però marcato molto vicino da Locatelli, pallone ancora per Skriniar, lato corto dell'area sulla destra, il pressing della Juve si fa insistente su Barella, pallone ancora che indietro, Skriniar è costretto a lanciare lungo. Il palo per la Juve, no, recupera ancora l'Inter con Brozovic che allarga molto bene sulla sinistra per Bastoni che stoppa e può avanzare, supera la mediana Bastoni, largo c'è Perisic vicino alla linea dell'out, c'è Bernardeschi a qualche metro, palla ora per Perisic che punta De Sciglio, lato corto dell'area di rigore, palla sul destro, finta del cross di Perisic, arriva adesso il cross col sinistro, di testa Dzeko, alto sopra la traversa, primo squillo dell'Inter, cross di Perisic, testa di Dzeko, palla alta sopra la traversa. Eh sì, magari occasione da gol, no, però come dice Filippo, uno squillo importante, l'Inter subito pericolosa. Beh, con Perisic stantuffo sulla sinistra ormai da tempo. Beh, qua hai temuto. Ho temuto perché riguardando il replay Dzeko salta indisturbato rispetto a Rugani, vero, e lo perde. È vero. E questo è purtroppo guarda, è proprio il tassello che speravo almeno di recuperare dietro, perché avere Bonucci e Chiellini insieme probabilmente dava una sicurezza diversa. Rugani in questo momento qua gioca poco e non è facile dare certezza a un reparto. Allegri lo loda Allegri. Cioè ma lo loda perché Marcello, se perché cosa fai? Se vendere. Ti metti anche a disfare un giocatore, ovviamente lo vai a mettere in difficoltà ancora di più. Ce l'hai, devi tenertelo buono, anche perché Rugani, comunque, secondo me, è un buon difensore. Non è all'altezza di essere un titolare della Juve, però può essere un'ottima. Calcio di punizione per l'Inter. Siamo all'incirca qua, Filo. Sì, più o meno sì, tre quarti di destra, fallo su Lautaro che aveva anticipato il diretto concorrente, adesso mi sfugge se era Locatelli, perfetto, e calcio di punizione per l'Inter, credo che sarà un cross di Çalhanoğlu all'interno dell'area di rigore, perché da quella posizione l'unica cosa che mi viene in mente possa succedere, c'è il sinistro di Perisic che potrebbe provare a tirare in porta, ma sinceramente non essendo proprio uno specialista di calcio di punizione, io credo che sia più congeniale la soluzione del cross di Çalhanoğlu in area, però vediamo quello che succede. Ci sono appunto il turco e il croato sul pallone, quinto di gioco, 0-0, punizione per l'Inter, Çalhanoğlu guarda la palla, pronto a battere all'interno dell'area di rigore, ancora l'arbitro sta sistemando la barriera all'interno dell'area della Juventus, ci sono Kulusevski e l'altro non l'ho visto, comunque due da indicazioni agli uomini della barriera, Kulusevski e Locatelli, c'è Çalhanoğlu sul pallone,
Potrebbe anche provare a tirare da questa prospettiva, però siamo sul primo passo, magari sul primo prova, se la gira parte bene. Cialanoglu, cross rasoterra, non so una se voluto, ciuffica direbbe Gattuso, non so se voluto, però brutto calcio di punizione, non so se la soluzione bassa era volontaria oppure no, era voluta oppure no, però non è successo niente di male, che male. Perisic prova ad andare via sulla sinistra, molto bene a Rugani, Perisic va giù, Rugani, poi Perisic arriva fino in fondo, arriva il cross alto sul secondo palo, Dumfries prova ad arrivare prima di Alexandro, Rugani che invece mette il pallone in corner anticipando l'olandese, corner per l'Inter dalla destra, l'ira di Dio sulla sì sì, Perisic è in un periodo di forma clamoroso, cross perfetto sul secondo palo, Alexandro però è lì davanti a Dumfries, non può farsi anticipare, non è mette il pallone in corner, deve però stringere i denti la Juve, mi spiace dirlo, ma in questa occasione qua sembrava di vedere un giocatore della prima squadra contro gli esordienti, cioè Rugani è cascato addirittura mentre cercava di disturbare lui il giocatore dell'Inter, sì sì, è cascato dalla bandierina, arriva il cross di Ciala sul secondo palo di testa De Vrij, palla di fuori di pochissimo alla sinistra di Perin, palla che passa anche in mezzo all'area piccola, c'era un giocatore dell'Inter davanti, Lautaro, che forse prova la deviazione, Lautaro la manca la palla, non sarebbe... so se era in fuorigioco Lautaro in quel momento, però se non era fuorigioco Lautaro si divora il gol, corner di Cialanoglu dalla destra, colpo di testa di De Vrij da qua. Sulla fuori... traiettoria c'è Lautaro, no, che non la tocca, chissà se era fuori gioco, palla fuori. Forse era buono comunque, perché c'era McKennie che l'aveva tenuto. Se era buono, no, se la posizione era regolare, diciamo che Lautaro si mangia un gol. L'ho visto uscire. Allora qua non si capiva. L'ho visto uscire. Partita meglio l'Inter, ora in possesso palla Juve. Fra. Nettamente, De Sciglio, palla dentro a tagliare per Bernardeschi, che però legge benissimo De Vrij. Ancora Inter con bastoni, De Vrij, pressing di Kulusevski, allora palla indietro per Handanovic. Continua la corsa di Morata su Skriniar. Skriniar subisce fallo dallo spagnolo. Calcio di punizione per l'Inter. Si lamenta Dumfries. Fallo di gioco sul pressing di Morata. Che però, diciamo che da quando è iniziata la partita, Morata va a pressare i tre difensori dell'Inter, compreso il portiere, che si passano il pallone. Non è aiutato dai compagni, o meglio, da uno ogni tanto. Secondo me, così spreca tante energie Morata. Non solo, anche Kulusevski che cerca di stare attaccato. Occhio qua, De Vrij, tre quarti centrale, ne fa fuori tre, poi va giù, poi Lautaro prova al destro, rimpallato, Cialanoglu, allarga ancora per Perisic, lato corto dell'area di rigore, uno contro uno con De Sciglio, arriva il cross col mancino, questa volta è un cross così preciso, la palla finisce sul piede del numero 2 della Juve, poi in fallo laterale a favore ancora dell'Inter, con Perisic pronto a battere con le mani, ottavo di gioco, va a cercare in area di rigore Barella, palla molto alta, stoppa bene Barella, Lautaro, svirgola! Lautaro si divora il secondo gol della sua partita, Lautaro Martinez, palla perfetta di Barella, Lautaro a quel punto è tutto solo all'interno dell'area, un po' sposato sulla sinistra, davanti Chiellini, deve colpire di collo, svirgola completamente la palla e la palla esce di molto alla sinistra di Perin, però San qua Chiellini Lautaro doveva fare molto meglio, doveva fare sì, però è stato bravo da qua dopo il passaggio di Barella, Chiellini. Bravo col Chiellini che gli ha fatto cambiare San direzione. Chiellini che ha dovuto disturbare un Rugani a destra, De Sciglio e Rugani non ci stanno capendo niente nei primi 8 minuti, niente. Sono un attimo senza. Sì, sì, stai cercando le parole anche Marcello. Guarda che faccia Marcello. No, ma perché cioè, va bene, le assenze poi ci possono stare, ma la Salernitana viene a Milano e non gioca così i primi 10 minuti. Certo, certo. Dai. È proprio dici l'atteggiamento. Adesso Juve in possesso, vediamo. Sì, ancora scambiano bene Alexander Rabiot. Arriva Kulusevski di testa di nuovo per Rabiot sulla sinistra. È troppo solo, scambiano ancora un po' troppo. In modo complesso, ma riescono a tenere palla tutta di prima. I giocatori della Juve ancora un po' troppo. Non siamo delle foche, ragazzi. Siamo dei giocatori di calcio. Quindi fare 80 metri, testa, piede, ginocchio, petto, caviglia. No. Però ho visto anche comunque l'Inter assatanata in pressing. No, ma l'Inter pressa giocatori anche perché, certo, mamma sulla mia sinistra, poi Rabiot lo puoi pressare bene perché non va avanti. Adesso Alexandro sulla sinistra prova di nuovo a prendere bravo una palla. Bravo Barellino! No, niente, tiene la palla Juve. No, è buona. Rabiot, sì, sempre sulla sinistra. Cerchiamo di cambiare gioco. Adesso Chiellini prova a ripartire direttamente da Rugani, che è davanti al portiere, Perin richiamato in causa, rischiamo qualcosa, poi il pallone viene messo in fallo laterale, palla per l'Inter. Fallo laterale per l'Inter, tre quarti offensiva di destra, si incarica della battuta a Dumfries, inquadrata Allegri che dà indicazioni ai suoi, vediamo se è già stato battuto, no, pallone indietro per Dzeko, ancora Dumfries che alza un campanile al limite dell'area di rigore, Cialanoglu, buono l'anticipo, Cialanoglu si sposta il pallone sul destro, il tiro cross incrociato, Rugani dentro l'area piccola, Chiellini adesso va in diagonale, Dzeko, Lautaro, dagliela! Rugani di nuovo toglie la palla Lautaro Martinez, qua è stato bravo, Daniele recupera ancora l'Inter con Barella, mamma mia. Brozzo in mezzo a tre, Brozzo riesce a spostare il gioco, De Sciglio
Certo, palla che lunga. Se ci si mette pure Chiellini, a Morata. Qua Rugani salva per due volte quello che Chiellini disfa. È incredibile raccontarlo, ma è così. Però è stato bravo perché per due volte si sono trovati in area di rigore con la palla tra i piedi dei giocatori dell'Inter. Perché la Juve continua a sbagliare passaggi facili anche dalla rimessa laterale. C'ha la tre quarti centrale. C'ha l'avanza, palla al piede, trova un corridoio verticale per Dzeko che chiede l'1-2 a Lautaro. Non è entrato bene in partita Lautaro. Anche prima, Locatelli, sull'azione precedente, doveva dare la palla a Dzeko, non gliel'ha data. Dzeko era davanti alla porta da solo. Morata solissimo, cerca un appoggio di un compagno, deve tornare indietro a superare di nuovo la linea di metà campo. Deve servire Locatelli che scambia con Chiellini. Proviamo a salire un po'. Chiellini di tacco per Rabiot. C'è un po' di spazio sulla sinistra, ma non serve Alessandro che si ferma anche perché l'Inter pressa alto. Anche lei con tre giocatori. Rugani, giro palla sulla destra per De Sciglio. 10 minuti e mezzo di gioco, abbiamo già rischiato almeno un paio di volte in modo netto e chiaro. Kulusevski sbaglia lo stop. Mamma come se fosse una novità e fa ripartire Barella, l'Inter. Tre quarti centrale, Barella, limite l'area di rigore, palla tira sul piede destro, si allunga la palla Chiellini. Poi c'è l'intervento di Chiellini, chiede il rigore ai giocatori dell'Inter. Ma no, Barella. Però Barella qua, al di là di quello che è successo con Chiellini, che non lo so, però qua Barella entra in area, si allunga troppo la palla. Vediamo. Ragazzi, sai che lo pesta? Ragazzi, vediamo. Barella lo anticipa. Non lo pesta. Lo prende però dietro. No, ma non c'è il pestone, ragazzi. Ginocchio. Ma se l'ha già lasciato andare, guarda bene. No, dai, Fra. Cioè, se fosse stato un pestone, avrei capito. No, Fra. Però lui pianta. Ragazzi, i piedi si piantano di fianco. E quando piantano i piedi di fianco, Barella tira giù. Va in corso, ragazzi. Sì, Barella anticipa Chiellini è in netto ritardo e va sulla gamba di Barella. No, Doveri dice che si può giocare. Per me, questo era rigore. Ma è un contrasto. Allora, perché Barella trascina il piede destro prima che Chiellini lo tocchi col ginocchio di riporto. Giro di banco. Furio, per te era? Ma a me non è sembrato così netto come rigore. Simone? C'è una famosa frase dall'Arlesiana di Cilea, un'opera. È la solita storia del pastore, il povero ragazzo voleva raccontare. Non rompere i maroni, per favore. Morata sulla sinistra, scusami Simone. Uno contro uno. Vai, palla dentro, la ciccano in due. Kulusevski ovviamente non la prende. Poi la palla ritorna di nuovo all'Inter. No, rimessa laterale di Juventus in fase d'attacco. Ugo, c'era rigore, sì o no? Nettissimo. Nettissimo. Sì. Marcello, c'era rigore? No. Cosa? Per me no. Per te no? Per me no. Ok. Per me no. Più lo rivedi, più sembra rigore, però. Ragazzi, il contatto c'è. Chiellini è completamente in ritardo. Non prende mai la palla e arriva col ginocchio sul anche ginocchio un po' furbino, eh? Anche un po' furbino perché ha capito. Ma lui si era allungato dopo. Mi fate finire bene, se no parlate te e lui e basta. Vai, chi è che è furbino? Barella? Certo, sì, certo. Perché è andato a cercarlo il piede, ragazzi. Guardatelo. Ha visto arrivare Chiellini di gran lena, ha detto se lo anticipo. No, ma non il piede, eh? Barella ormai è davanti. Ginocchio contro polpaccio. Chiellini tocca col ginocchio destro il polpaccio di Barella. Esatto. Quello c'è come contatto. Quello che secondo me trae in inganno l'arbitro, pure gli fa propendere per non dare rigore, è che quando i due piedi dei giocatori si affiancano senza pestone, quello sarebbe stato un rigore netto, se Chiellini avesse pestato il piede sinistro di Lautaro. Di Barella. In quel punto Barella trascina subito il piede destro e si lascia cadere prima che Chiellini lo colpisca. È quello, ragazzi, che succede. È vero. Ma sarà anche furbo. Ma Marce, sarà anche furbo, per carità. Non è che gli altri che si procurano i rigori sono tutti stupidi. Vergine. Cioè, è che comunque Chiellini deve fermare la corsa e invece li frana addosso. Sì, si è d'accordo. Anche Francesco, ci poteva stare, ne abbiamo visti dare tanti. No, ma ci poteva stare, esatto. Però non mi scandalizzo se non lo fischiano, allo stesso punto. No, scandaloso, no. Troppo il pallone. Diciamo che posso dire, ha perso il controllo. Per come è successo nella dinamica mi rievoca famose immagini passate. Chi? Quali? Ma Ronaldo e Giuliano. Ora tira fuori il 98. Quali? Il faro di sfondamento di Ronaldo. Ronaldo e Giuliano non c'entra nulla con la dinamica niente di questo. Ma neanche leggermente diverso. Zero. Forse era lo stesso sport. Questo dire, Francesco. No, non ho detto che mi rievoca. Ah sì, Simone alludeva a quello, certo. Vabbè, ma chiaro. Mi rievoca, non ho detto che mi rievoca. Basta. Abbiamo capito. Dai, torniamo in cronaca. Inter laterale per l'Inter, tre quarti offensiva di destra, si incarica della battuta Dumfries che controlla un po' la posizione dei compagni. Abbiamo un bel primo piano sull'olandese. Ora vediamo il campo. Dumfries aspetta
che si muova qualcuno dei suoi compagni, non trova nessun movimento consono alla palla in profondità. Ora ci va Dzeko, servito. Dzeko di testa, intelligente per Calhanoglu, non era facile. Cialla subito di prima, orizzontale per Bastoni. Bastoni, tre quarti centrale, ne ha tre della Juve davanti. Verticale bene per Dzeko. Dzeko si sposta il pallone sul sinistro, prova addirittura il tiro. Non bello il sinistro di Dzeko. Chiedono una deviazione ai giocatori dell'Inter. Chiellini un po' stupito. Vediamo cosa ha concesso l'arbitro. Intanto qua rivediamo, ragazzi. Dai il trampolino, Inzaghi l'ha presa bene, non è che vomita Inzaghi continuamente. Cosa vuoi? Voleva il rigore. Corner, lo seguiamo, poi ci fermiamo. Vai, Filo. Cialla dalla destra con il destro, tutto pronto per il cross del turco dentro l'area di rigore. Parte Calhanoglu, arriva al cross sul secondo palo, Dzeko di testa, pallone un po' troppo alto, poi Perin riconquista il pallone, lo tiene in campo, non è corner, anzi è corner. No, cosa è successo? Era sì, già è uscita, corner. Era già uscita. No, era rimessa dal fondo? Sì. Ok, rimessa. Di break, ragazzi, torniamo subito, siamo già nel vivo di Inter Juve, tra poco. Eccoci qua, 17-19 di gioco, Inter 0, Juve 0, possesso palla, ancora una volta dell'Inter, Filo. Sì, Bastoni, porta avanti la palla, supera la mediana sulla fascia sinistra, poi prova un cambio di direzione, sbaglia tutto, McKennie la recupera e poi Dzeko di nuovo, Juve. Alessandro, testa per Chiellini, rischiando, poi arriva Giorgio, la sparacchia alta per Kulusevski, che tocca dietro per McKennie, può andare Rabiot sulla sinistra anche se è già chiuso da Dzeko. Va in mezzo per Kulusevski che trova spazio per Morata, abbiamo un po' di spazio sia sulla sinistra che sulla destra. Alvaro Morata, l'Inter è messa benissimo al limite del rigore, sono già in 6, allarga sulla destra per Bernardeschi che può andare dentro l'area di rigore col destro, se la porta sul fondo, McKennie anticipato, forse la butta fuori lui direttamente in fondo al campo, non è calcio d'angolo secondo me. Hai visto? E anche la Juve ha avuto modo di rendersi pericolosa, Però McKennie qua invece che colpire verso la porta casca sul pallone, poi se la porta in modo un po' goffo sulla linea di fuoco, perché Skriniar chiude benissimo su di lui sbattendogli il pallone addosso. Grande chiusura di Milan, Skriniar. Inter in possesso, anzi la palla tutto. Recupera ancora Alessandro che può andare se ce la fa sulla sinistra, Dumfries su di lui, ha già recuperato metri, si ferma il brasiliano, torna indietro, non ha compagni da servire, allora si riparte da dietro per Rabiot che gioca un po' a sinistra e un po' a destra. Locatelli dietro per Rugani, giù per Bernardeschi da mezzala in mezzo al campo ad aiutare i compagni, adesso di nuovo per Chiellini, su di lui c'è Dzeko a tutto campo, poi Alessandro ancora con Dumfries attaccato un po' alle spalle, però, poi Locatelli di nuovo giro palla sulla destra per Rugani che andrà ancora una volta sulla destra e lo fa ora per Bernardeschi che rientra sul sinistro, di nuovo come prima, ancora dietro, si riparte da Locatelli che sta giocando la play in mezzo ai due difensori, Chiellini non sa cosa fare la Juventus, non c'è Bonucci che sa impostare da lì, allora arriva Locatelli in aiuto ma non si trovano palle in verticale, allora ancora Bernardeschi sul centro-destra, prova a sventagliare dalla parte opposta, 20 minuti di gioco passati, ora Alessandro Chiellini di prima per Kulusevski, stoppa il pallone, se lo porta un po' a spasso, riesce a tenerla comunque per McKennie che prova una finta e vai, non serve aiutarlo, Morata, vai ad aiutarlo Sterzo stesso, due giocatori addosso, scusami Furio, faccio fatica se no, Alvaro Morata entra in area di rigore, bravo Brozzo, poi fa quello che non deve fare, abbassa la testa e va in mezzo tra i giocatori con la testa bassa, perde la palla e spreca solo fiato. Però qualsiasi attaccante della Juve che ha la palla tra i piedi non viene mai aiutato da nessun compagno. Occhio qua che perde palla l'Inter. Bernardeschi entra in area di rigore, se la porta troppo larga qua. Poteva servire Morata in mezzo che era messo benissimo. Bernardeschi prova ad allargarsi il pallone col sinistro. Che palla sul destro, è bravissimo il difensore dell'Inter a portarlo fuori. Non c'è fallo, Bernardeschi cade. No, ma esatto, se dico che brutta scelta di Bernardeschi, siete la peggiore d'accordo? Di tutte, poteva, ha fatto la peggiore di tutte. Poteva o rientrare su sinistro e tirare, oppure mettere in mezzo a Morata che era messo meglio, era entrato col sinistro per allargare sul destro e il giocatore dell'Inter l'ha portato però tranquillamente sul fondo. È anche frutto di un errore che, per quanto Brozovic è un giocatore fantastico e per l'Inter è fondamentale, ma ha questo difetto che in quella zona del campo spesso si arrischia in queste cose qui. Questo è stato un rischio assolutamente enorme, certo. Non calcolato. Però cosa Marcello? Kulusevski sempre, soprattutto con Kulusevski sempre addosso. Kulusevski addosso. Ma sai cos'è? Lo dico da una parte, dovrei far sorridere Filippo dicendo questo. Era un errore che faceva spessissimo anche Pirlo e Pjanic quando gli venivano messi addosso i marcatori di altre squadre apposta per non far partire il gioco della squadra da lui. Ci può stare. E quindi è normale che col pressing alto, non essendo difensore, a volte fa delle giocate e rischia, ci sta. Mentre da là, Marcello, ti aspettavi di più da Bernardeschi, no? Io mi aspettavo di più da tutta la squadra. Sono 22 minuti in cui abbiamo fatto quell'unica occasione prima, però cioè, l'Inter ne ha già create due o tre di occasioni per gol. Juventus si affaccia adesso, comincia timidamente
ad affacciarsi nell'area del no, ma ragazzi, ma però guarda, è grave questa, eh. Adesso che la rivedo bene è gravissima, perché De Vrij arriva, arriva rischiando tutto, portandosi col corpo sul destro, e quindi se Bernadeschi fosse rientrato o dava la palla a Morata, Morata era da solo sulla linea dell'area porcola con il come titola la nostra regia. Morata, Bernadeschi non mette Morata solo davanti a Andanovic, eh. Cioè là la devi mettere in mezzo, punto e basta, no? Sì, poi si è anche buttato maldestramente, insomma. Sì, sì, sì. Male, male, bene invece. De Vrij in chiusura. Inter in possesso palla. Sì, attenzione, c'è la Noglu, limite l'area di rigore. Si butta Dumfries nello spazio, c'è la Noglu, dà adesso la palla. No, ma giustamente, no, è giusto. L'arbitro ha fermato il gioco. Perché nel contrasto, no, ma nel contrasto la palla è finita sull'arbitro. L'arbitro inizialmente ha fatto proseguire, però in realtà, come dico, se non sbaglio, il regolamento attuale dice che l'arbitro deve fermare il gioco, esatto, e deve far ricominciare la partita con la sua rimessa, con lui che rimette in gioco la palla. Quindi, infatti mi ero stupito che non avesse fermato il gioco Doveri, lo ha fatto con qualche secondo di ritardo. 24 di gioco, adesso bisogna solo capire di chi è la palla, se è la palla della Juve o è la palla, o la palla è dell'Inter. Mi pare che sia della Juve. Me lo sono chiesto anch'io, in effetti. Mi pare che sia della Juve, però. Sì. Dove fosse Doveri? De Sciglio. Kulusevski, marcato strettissimo da Bastoni. Bernardeschi sulla destra, la via con un sombrero, con un tocco sotto, ha due giocatori addosso, rientra sul sinistro, qua lo fa bene. Kulusevski arriva con Brozovic, combatte, tiene la palla sul destro, sulla linea di fondo, la tiene in campo quasi per miracolo, se la porta sul fondo campo, rientra sul sinistro, palla dietro per Locatelli che allarga per Morata nell'area piccola, è bravissimo Skriniar qua a disturbarlo, ancora la palla sul lato corto di sinistra per Morata, uno contro uno con Skriniar, va sul sinistro, la mette dentro, McKennie! Giocata interessante di Kulusevski, un'altra di Morata, arriva McKennie che salta in area di rigore, è sinceramente troppo solo mentre salta, ma è bravo a colpire di testa, la mette sul palo a sinistra di Andanovic, 1-0 Juve, 1-0 Juve. Ha fatto molto bene secondo me Francesco a sottolineare la giocata di Kulusevski, che dalla destra riesce a vincere un contrasto, quindi anche potenza per lo svedese, va sul fondo, mette dall'altra parte, cross di Morata e poi McKennie conferma di essere un cecchino di testa, pur non essendo molto alto, prende sempre il tempo e mette dentro. Marcello! Il carabiniere col pennacchio! Cos'è il carabiniere? Dov'è? Fatemelo vedere! Ah, guarda, ce l'hai qua, guarda, guardalo, guardalo! No, non ti abbassare al suo livello, eh. E poi prendiamo quattro pere e dopo devi giustificarti. Perché il carabiniere col pennacchio? Quando gli fai così. Ah, che gli fai chicchiricchi. Lo fai tu, che lo faccio io. Lo vedi che c'ha il ciuffetto, no? Quale ciuffetto? Tu non eri ancora nato, c'erano i carabinieri che portavano... Certo. Il cappello col pennacchio, no? Te lo ricordi? La fiamma. L'avventura di Piero. Sì, ha un nome particolare. Attenzione, per adesso la Juve ha preso coraggio. Palla in mezzo al campo, la larga sulla sinistra per McKennie, 25 di gioco, mette giù il pallone, la mette dentro, qua c'è Bastoni, bravissimo a fare guardia, poi arriva Locatelli fuori dall'area, se la porta avanti, un po' di rimbalzo, un po' no, arriva Kulusevski, la palla è sua, tiro! Andanovic. Filippo, che succede? Abbiamo perso un po' i riferimenti, sbagliamo degli appoggi, anche adesso sulla palla di Perisic che è partito benissimo, Perisic perde la palla, ma abbiamo visto ancora il replay sul gol di McKennie, De Vrij se lo perde completamente all'inizio dell'azione, De Vrij è in area con McKennie di fianco e lo cura, a un certo punto sul cross dalla sinistra, dalla sinistra si stacca e lascia solo McKennie, è un errore che sinceramente non capisco. Ma ti faccio una domanda, perché riguardandolo anche io non capisco questo. È Bastoni che doveva marcare McKennie secondo te o no. De Vrij che era già avanti un paio di metri? No, De Vrij, proprio se tu vedi l'inizio dell'azione, De Vrij già tocca McKennie, ce l'ha di fianco, sì. E proprio allarga il braccio per sentire. Okay. Poi quando arriva il cross lui va verso la palla e lascia quel metro a McKennie che sembra poi... Sembra Boxic. Allora, volevo solo dirvi due cose. De Vrij e Skriniar fanno uno o due errori all'anno. Già con la Lazio l'abbiamo visti un po' scricchiolando. Però qua, allora, visto che è massacrato, occhio ancora la Juventus con Locatelli che mette dentro il pallone per Kulusevski, un'altra volta sulla destra, ancora Dejan, ha tre giocatori addosso, lato corto di destra, palla dietro per Bernadeschi che la può rimettere dentro, lo rifà un'altra volta, Dumfries bravissimo a togliere la palla dalla testa di Morata, ma arriva Alessandro, limite l'area di rigore, uno contro uno su Barella è bravissimo a portargli via il pallone, caro mio Alessandro, di svegliarti con questo, se no ti mangia colazione tutta la sera. Si Inter, gioca ancora buone. Inter, fallo su Brozovic di Kulusevski, calcio di punizione per l'Inter, 28 di gioco. Dunque, intanto Barella è a terra perché ha subito un pestone, forse vediamo. Sì, un pestone, sì, Morata. Da Morata sul cross questo fa male di Morata, sì. C'è una deviazione di un giocatore dell'Inter. Di Skriniar.
sul giocatore che era di fronte a Morata, la palla è stata deviata ed è arrivata proprio sulla testa, sì, di Becken. C'è da dire anche che Morata da esterno rende parecchio, l'anno scorso con Ronaldo gli ha fatto un sacco di assist, a Roma è entrato, ha fatto l'assist a Locatelli. Secondo me lui rende di più sull'esterno Gaspazio che in mezzo all'area, perché non è un nome. Su McKennie ce n'erano due, McKennie ha saltato in mezzo a due. Vabbè, ma perché, ma scusami, i due non sono un anno saltato. Scusami un attimo, due. A Roma Abraham ha saltato in mezzo a tre sul primo gol, quindi queste cose succedono. Però visto che lo distruggiamo spesso, questo gol arriva soprattutto per merito di Kulusevski, che fa un'azione pazzesca. Bravo. Si fa 50 metri di campo con quattro giocatori addosso, non sa neanche lui come l'ha tenuta e dove, e va sul fondo, rientra due volte, mette la palla al secondo palo per Morata, da lì parte, certo, il gol. Cioè, qua, ragazzi, Kulusevski, ma quando giocava nel Parma non lo buttavi giù manco con le bombe. Esatto. Ha detto Allegri, un problema mentale. E Egregia, no, qua la fa in pieno. Poi non so come finirà la partita sua e che voto avrà alla fine, ma sul gol c'entra tantissimo. Adesso serve una reazione Inter, Simo. Sì, a me l'Inter, come anche l'altra partita, Dzeko, mi dà Dzeko, tanto. Dzeko, Dzeko, anticipato, Lautaro, Lautaro sposta gioco per Dumfries, Dumfries entra in area di rigore dalla destra, Dumfries, cross morbido, alza la palla McKennie, campanile in area, McKennie la rimette fuori, Rabiot e poi Brozzo, limite dell'area, davanti si trova Locatelli, prova al destro Çalhanoğlu, altissimo sopra la traversa. Abbiamo perso un po' la lucidità, ecco, quella sì. Un po' di certezze. Sì. Simone, stavi dicendo? No, dicevo che l'Inter, come anche nella partita scorsa, mi dà l'impressione di una grande corazzata che però a volte pecca magari di... Granitica. Non di super... Granitica, bravo. Ma che pecca non di superficialità, ma... diciamo della troppa sicurezza a volte, un po' come l'esercito romano che ha perso delle battaglie con... Stavamo giusto pensando a quello poco fa. No, io ti giuro, ho detto come l'esercito romano quando si è attaccato tipo milanese. No, in realtà è che McKennie è saltato fra due che non sanno, non hanno saltato. Certo. È stato un errore. La Juventus cambiano bene sulla sinistra, McKennie, Morata può andare un po' di spazio, poi si intestardisce un po' troppo, prova a dare un pallone sulla sinistra e bravo ancora una volta Skriniar a disturbarlo. Bravo Skriniar, allora Handanovic. A differenza di Abraham, quando salta domenica scorsa, aveva dello spazio, gli ha lasciato lo spazio. Qui McKennie è schiacciato in mezzo a due, ma riesce a saltare più in alto di tutti. Perché gli altri non saltano. Perché era atteso il cross, era bello, occhio all'Inter. Perisic, tre quarti di sinistra, adesso però la Juve è rientrata nelle sue posizioni, bastoni, serve Çalhanoğlu che però si trova di fronte a Locatelli, ancora Çalhanoğlu, porta a spasso la palla, poi serve in orizzontale Barella, ancora Skriniar, scambia con Barella, tutta la Juve negli ultimi 20 metri, non c'è spazio, allora Çalhanoğlu ancora di fronte a Locatelli, lo segue il nazionale italiano che non affonda il tackle, poi Dumfries, Skriniar, tre quarti di destra, non c'è movimento, ora Skriniar, allora cambia tutto dall'altra parte, bene per Bastoni, stoppa la palla a Bastoni, si trova di fronte Bernardeschi e anche Kulusevski, cerca la verticalizzazione per Dzeko, 1-2, poi Çalhanoğlu, posizione di sparo, prova al destro Çalhanoğlu, centrale para Perin. Due di break, torniamo subito a tra poco. Rieccoci Filippo. Corner per l'Inter, ha provato il crossbar, anzi non è corner, la palla è finita in fallo laterale. Ha provato il cross dalla destra Barella sulla schiena di Alexandro, fallo laterale a favore dell'Inter, 33 di gioco, Juve in vantaggio, gol di McKennie, Dumfries è pronto a battere con le mani, si avvicina Lautaro che non è ancora entrato in partita, Dzeko di più, Dumfries, cioè Dzeko è entrato più in partita di Lautaro, ora Bastoni allarga per Perisic, di tacco va a cercare Dzeko, Dzeko anticipa De Sciglio, va giù, calcio di rigore, calcio di rigore per l'Inter, calcio di rigore per l'Inter. Calcio di rigore per l'Inter, qua ottima intuizione di Perisic, arriva da dietro Dzeko, De Sciglio probabilmente non se ne accorge all'ultimo, prova il tackle, va giù Dzeko, calcio di rigore indicato da Doveri, vediamo. Sì. Mi pare che prenda il piede. Questo è pieno. Sì. Questo sì, è pieno. Sì, sì, sì. Prende il piede. Dzeko riesce a mettersi davanti, sì, e De Sciglio in ritardo. De Sciglio si fa proprio beffare come un... ma là, sai, là è una questione di frazioni di secondo. Chi arriva primo si prende il fallo dall'altro. Ma c'era De Sciglio sul pallone per primo, no? Mi sembra di avere sembrava in anticipo. Il tocco lo fa Dzeko. Poi c'è da discutere sul contatto, ma il tocco sulla palla è di Dzeko. Poi c'è da discutere sul contatto. Perché va con la punta, va De Sciglio, va con la punta del piede, l'altro arriva, lo anticipa e gli porta via il pallone. Ma il primo a toccare con la punta il pallone è De Sciglio. Lautaro? Lautaro e non Çalhanoğlu. Strano. Lautaro e non Çalhanoğlu, non vedo più niente ragazzi. Anch'io, ragazzi. Lautaro e non Çalhanoğlu, 35 di gioco, si prende la responsabilità il Toro, fischia Doveri, tutto pronto per il rigore di Lautaro. E va! E va! E va!
ragazzi, dai, se l'è rischiata Lautaro dopo gli errori di quest'anno, questa volta tira un rigore impeccabile sotto la traversa, 1-1. Stiamo rivedendo intanto il calcio di rigore, decidi in ritardo, a me pare nettissimo. Lautaro sul dischetto, Perin a destra, tiro potentissimo a mezza altezza, anche più alto di Lautaro, a spiazzare il portiere. Perché devo dire, Paolo, che si fa sorprendere De Sciglio, perché non si aspetta, non riesce a vedere, nessuno gli dice uomo. Perché... questo ritardo, io che vedete voi, no, io non lo vedo, sto ritardo di De Sciglio. Ci arriva, sulla pari arrivano in due. Sì, ma lui non si accorge, non si accorge che gli sta arrivando Dzeko. Francamente, però, tutto sto rigore così solare, così evidente. Ma no, è chiaro, gli ha tirato, poi gli ha tirato la stecca, dai. Ma come prima, cioè, diciamo che di Chiellini, diciamo che sono quei contrasti dove non c'è assolutamente nessuna furbizia, nessuna malizia. Ottima aiuto di Luba Palla sopra, qua tiro Morata sulla sinistra, uno contro uno, limite l'area di rigore, arriva e sbatte contro due giocatori ancora Morata. Ripartiamo, Dzeko Barella, c'è spazio per il contropiede, Barella, dalla, Barella inseguito da Bernardeschi che gli ruba il pallone, bravo, dalla Federico. Prima! Chi la bravo Bernardeschi, bravo Federico, bravissimo. Poi ruba Pesic, no. Ha tenuto troppo il pallone, si è fatto rimontare, sì, da Bernardeschi, però, ne aveva quattro. Erano tutti dietro gli uomini, nessuno si è fermato, si è allargato per ricevere la palla. No, hai ragione Ugo, solo ma un fenomeno col colpo di biliardo. Ora fallo, per cronaca, non so di che cosa. Si è lamentato molto per l'intervento di De Vrij su di lui, però secondo me è Morata che va a sbattere su di lui. Rivedendolo, De Vrij non tocca mai la palla. Però il problema di Morata è questo, che da punta lui si incaponisce, abbassa la testa e va a testa bassa in mezzo a due o tre giocatori, cioè non riesci mai così a trovare o un compagno o la porta, perché è come se fosse in preda all'agitazione e alla non tranquillità quando giochi così. E Morata sulla sinistra, sulla destra non fa questo. Lautaro, tre quarti di destra, di centrale, destra c'è Dumfries, servito, ancora Dumfries accentra, aspetta il movimento di Dzeko che va a sovrapporsi. Servito Dzeko in questo momento vicino alla linea dell'out, ce ne sono due della Juve, abbiamo perso un po' di vantaggio, allora Dzeko ragiona, palla orizzontale per Brozo, si alza il pressing di Locatelli, c'è anche il raddoppio di Bernardeschi, palla sulla sinistra per Bastoni, lato corto dell'area, sempre Bernardeschi davanti al difensore nero-azzurro, allora dietro per Brozo, si alza Locatelli, pallone orizzontale dall'altra parte, sulla tre quarti di destra per Çalhanoğlu, orizzontale corto lì per Skriniar, scambiano i due, ancora il turco, prova l'accenno di pressing veloce McKennie, palla per Brozovic, si alza Locatelli, Brozovic ne salta due in orizzontale, tiene lì il possesso. Cerca di guadagnare qualche metro per giocare palla, ce la fa, ora Barella, largo Bastoni, pallone verticale per Dzeko che serve ancora a Barella, un pallone impreciso, bravissimo Barella a impegnarsi e tenerlo buono, fallo laterale per l'Inter, brutta la palla di Dzeko, bravissimo Barella a tenerla viva e a non concedere il fallo laterale alla Juve, fallo laterale ora che è per l'Inter, quindi tiene il possesso con Brozo, Brozo trova un ottimo corridoio, un verticale sulla tre quarti centrale per Ciala che allarga tutto sulla sinistra per Perisic, c'ha spazio per avanzare, punta Bernardeschi, arriva al cross rasoterra, brutto, Rugani mette fuori. Ci fermiamo due minuti ragazzi, così torniamo per il finale di tempo, tutti i commenti, a tra poco. Che è successo ragazzi? C'è stato un quasi autogol di Rabiot, adesso c'è corner per l'Inter, poi te lo racconto, corner dalla sinistra, Çalhanoğlu con il destro, è pronto a battere, arriva il cross di Ciala, sul primo palo, Morata. Non esce Perin, da quella parte c'è la copertura di McKennie e Morata, che di testa mettono il pallone ancora in out, altro corner, vediamo se sarà sempre dalla stessa parte, credo di sì. Perché era sul primo palo, Alessandro sì. Che alza la traiettoria sopra, tanto qua rivediamo un'azione dubbia di... se il tuffo c'è stato, ma secondo me anche il contatto, rivediamo. Vediamo? Però... Stinco, no, questo butta, non mi sembra. Ragazzi, alla no, città questo... ci tocca continuare qui. Subito, dalla telecamera si vedeva benissimo che... Cioè, no, questo qua. No, questo allora, non il contatto sembra. C'è, mi sembra un tuffo un po' sproporzionato. In mezzo! Spazza la Juve, male! Perché Bernardeschi regala palla ancora a Ciala. Arriva il cross, brutto questa volta. Riparte la Juve. Vai Federico, c'è un po' di spazio. Bernardeschi sulla destra, 42-40 di gioco. Possiamo andare, Kulusevski da solo davanti, non c'è nessun altro. Bernardeschi è solissimo con tre giocatori addosso dell'Inter. Può tenere, non ce la fa. E non rimedia neanche una rimessa laterale perché i giocatori dell'Inter prestano bene e regalano una rimessa laterale. Cosa è successo? Giallo Bernardeschi per protesta. Non ce l'ha con i compagni. Voleva la rimessa laterale. Comunque, raccontavamo prima dell'azione dell'Inter. C'è stato questo cross dalla sinistra, palla si impenna in area di rigore. Rabiot, per cercare di sbrogliare la matassa e anticipare i difensori dell'Inter, ha dato la palla all'indietro a Perin, al limite dell'area piccola.
e ha sfiorato l'autogol perché la palla è uscita un croscio praticamente. E poi è arrivato il corner. Caro Barbato, che facevi così, aveva ragione, eh? La palla l'ha toccata Dumfries. Ma è stato ammonito, no, Bernardeschi? Perché ha protestato per questo. Ha tenuto per la maglia, l'hai visto? Cioè Bernardeschi ha tenuto per la maglia Dumfries. Ha gridato vero. Non ha detto niente. Non è che Dumfries deve cambiare il suo nome sette Dumfries volte. Dumfries ha toccato la palla per ultimo. Bernardeschi voleva la rimessa laterale e è stata all'Inter. Tutto lì. Si è lamentato per quello lui. Poi ha preso il giallo giustamente perché non devi protestare. Però la rimessa laterale era evidentemente fuori. Ha gridato fuori. Vai a maniera sempre sbagliato. Vediamo Gentilini che battaglia, il fallo sì. Non c'è. Sparacchia del Sciglio un po' a caso nella metà campo dell'Inter, poi Kulusevski va a provare a disturbare Bastoni, alla meglio giocatore dell'Inter, anche Brozovic che si gira benissimo se stesso e fa ripartire bravo, l'azione. Brozo. Posso dire, per l'Inter migliore in campo Bastoni, secondo me. Dopo vediamo gli up and down di Filippo. Ma ne tu dici Bastoni. Skriniar, grande corridoio per Lautaro, va giù sull'attacco di Rabiot, ma c'è il vantaggio. Barella, tre quarti centrale, ancora inseguito da Rabiot, palla sulla sinistra per Bastoni. Si chiude bene ora la Juve, allora si riparte ancora da Barella, tre quarti di sinistra e ora da Çalhanoğlu, dobbiamo ricominciare a ragionare, ancora Lautaro, autore del gol sul rigore dell'1-1, Brozo, mentre la Juve chiusa, non c'è spazio, allora Perisic va a puntare l'avversario, poi Dzeko di tacco, ancora per Perisic, il tiro deviato, corner, grandissima deviazione. Di Rabiot. Che riesce a sbrogliare una situazione difficilissima perché Perisic da quella posizione poteva sia tirare in porta, cosa sì, che ha fatto, Rugani, sia crossare in mezzo. Ragazzi, Rugani è un disastro. Grande Rabiot qua. Rugani è un disastro. Cioè, quando passano da lui, passano dentro in tre ogni volta. Mi spiace dirlo, ma è un disastro. Daniele Rugani è un disastro stasera. Corner per l'Inter dalla sinistra, un minuto di recupero partito da 5 secondi. Tutto pronto con Çala, con il destro. Arriva il cross di Çala sul primo palo, ancora di testa Rabiot. Palla che si impenna, Chiellini la mette fuori, la va a recuperare ancora Çalhanoğlu, non crossa, palla per Barella, scambiano i due, ora Çalhanoğlu in posizione di cross col sinistro, prova un tocco per Perisic, sbaglia, recupera ancora l'Inter con Bastoni, tre quarti di sinistra per Barella, ancora Barella, mancano 20 secondi, 30 secondi alla fine del primo tempo, Bastoni, l'Inter palleggia a metà campo, poi Çala prova un lancio in profondità in area di rigore a cercare Dumfries anticipato. Alessandro di testa per Rabiot, prova a ripartire il francese, non ce la fa, perdiamo la palla dopo un passaggio. Allora Skriniar larga sulla destra per Dumfries, 15 secondi alla fine. Dumfries chiede, appoggia Brozovic che può provare il cross in mezzo. Dai, crossa. Arriva il cross, deviato. No, ci arriva Alessandro. Fine primo tempo. Inter 1, Juve 1. Risultato Furio sostanzialmente giusto? Sì, sostanzialmente giusto. Ha ragione Francesco quando ritiene insomma assolutamente inadeguato Rugani. È veramente l'anello non debole, debolissimo, praticamente un buco bianco-nero nella difesa della Juve. Purtroppo si aggiunge, oltre agli indisponibili oggi, che sappiamo già quali sono, inutile ripeterlo. Questa Juve aveva dei problemi già prima del fatto che si rompesse Chiesa. Rugani ha delle possibilità di dimostrare di essere un giocatore che può rimanere alla Juve, dato che vuole rimanere alla Juve, e Rugani ha fatto anche in passato delle prestazioni, secondo me, importanti. Una su tutta, la ricordo, quella con l'Ajax ad Amsterdam, una partita veramente interessante. Ma ormai sono passati anni. Poi sono passati anni, esatto. Cioè, non può essere questo il primo sostituto di Bonucci e Chiellini, anche perché l'età per loro è lì. E stasera ogni volta che Perisic, Çalhanoğlu, Barella, Dzeko provano a infilarsi con tocchi di prima, attacchi, non ne becca una. Non la vede. Neanche per sbaglio, gli passa sotto la suola, gli passa sotto le gambe, gli passa sotto la testa, si perde. Scivola, è in confusione. Addirittura quando corre. Scout del primo tempo, andiamo a vedere un po' i numeri che riassumono un po' la prima frazione di gioco. Possesso palla per l'Inter, ti riporta pari, Inter che ha tirato di più però complessivamente. Ha subito più falli, ha battuto 5 corner a 0. Marcello, i numeri e il titolo che sceglie la nostra regia dicono comunque più Inter che Juve. Sì, cioè sostanzialmente io direi che invece l'1-1 è giusto, perché l'Inter è partita subito forte, ha creato subito delle occasioni, l'avevamo notato. I primi 20 minuti la Juve era lì, che guardava solo l'Inter giocare. Poi ha fatto quei buoni 10 minuti, si è creato anche il gol. Io non eccepisco sul fatto che comunque l'Inter non meritava di essere sotto, però quel rigore non mi convince. Il rigore quale dei due? Quello dei due? Non mi convince.
Quale dei due chiede dai, Simone? Mettola, il primo non è mica mi ricordo, metto la vita, dai, su. No, io non sono d'accordo, con ragazzi. Simone. Cioè, adesso capisco Marcello che dice che ha dei dubbi. Però, insomma, l'Inter, diciamo che sono stati due episodi dubbi in area di rigore della Juve. Secondo me la percentuale del 50% ci può stare. Cioè, non può, si può dire che quei due rigori non sono due rigori. Può dire che c'hai dei dubbi, quindi se una volta ti va bene, una volta ti va male... Aspetta, mi sono espresso male allora. Io come primo rigore intendo quello dato poi su Dzeko, che secondo me, riguardandoli tutti e due, è meno rigore il secondo che il primo. Ok. Perché dall'inquadratura di fronte, dall'inquadratura frontale, la palla la tocca prima di Sciglio, non Dzeko. Cioè, sono quelle situazioni, sono quelle, quegli episodi dove vanno tutte e due sul pallone... Chi arriva prima prende il pallone, chi arriva dopo prende la gamba. Non c'erano malizie, non c'era. Ma anche per me è più rigore. Sono d'accordo con Francesco. Per me è più rigore il primo. Ma io sul primo non ho dubbi. Cioè, per chiedi la mia opinione, io ti dico che per la mia opinione, per quello che ho visto io ti dico che per me il primo è calcio di rigore. Chiellini Barella. Sul secondo, infatti l'ho detto, si può ragionare sul contatto. Ma se quando ragioniamo sugli episodi e diciamo che sono capitati due episodi dubbi in area di rigore della Juve, uno è stato dato e l'altro no, secondo me alla fine che fosse il primo o il secondo, no, diciamo che è giusto. Quello è vero, certo, okay. Anche perché riguardandoli, come ripeto di nuovo, Chiellini comunque poi tocca col ginocchio la gamba di Barella e quindi lo fa cascare e fallo. Travolge. Sul secondo l'ho rivisto, adesso l'hanno fatto vedere da due inquadrature diverse e rispetto alle prime... Io vedo il piedone di Sciglio che si infila sotto quello di Dzeko, con la punta tocca la palla, poi Dzeko... Ho visto la stessa cosa. Sai cos'è il problema? Sai cos'è il problema? Che Dzeko, per quanto sia grosso, non potrà mai cadere nel modo in cui cade per l'intervento che fa De Sciglio. Perché si lancia. E il mio lanciarsi, adesso detto a lui, era riferito a Dzeko, non a Barella. Ugo, che idea ti sei fatto? Però un rigore su due devi darlo, quindi c'era, è giusto che sia così. Ma Ugo, cosa c'entra? Se alla Torre di Pisa gli fai lo sgambetto, cade anche alla Torre di Pisa. Cosa c'entra? Perché tu alla Torre di Pisa fai lo sgambetto. Io dico, per fare un esempio, però puoi prendere un monumento nazionale italiano o puoi prendere magari un essere umano che cammina e corre. Non so, prendi un antilope, prendi un gatto. Cosa c'entra la Torre di Pisa? Ugo, sui rigori? Dato e non dato, mi sembra che non abbiano sbagliato di tanto, insomma, è sempre opinabile, si può sempre discutere, però no, piuttosto volevo sottolineare la Juventus che mette alla ribalta i problemi che ha avuto negli ultimi due anni, perché la Juventus gioca con palla difensori e poi la palla Bernardeschi o Morata, il centrocampo non costruisce un'azione, una che una. E non si sa difendere neanche bene, perché poi la colpa è ovvio che Rugani non è un fenomeno vivente. Però hai lasciato sempre... Però non è soltanto colpa sua, hai capito? E poi io non ho visto un'azione dove i centrocampisti hanno fatto È stato bravo Kulusevski in occasione del gol, ha fatto un lavoro incredibile. Io cosa ho detto? Ma il centrocampista... Allora, scusa, Locatelli... Ha fatto gol, Rabiot... Ha fatto gol, centrocampista, si è inserito bene. Sì, l'unica volta, però l'unica volta hai fatto non vale inserito. Il resto, cioè la partita non è stato. No, Ugo parla a livello di palleggio là in mezzo, voi scavalcate sempre centrocampo. È una partita secca dove se sbagli mezza virgola comprometti tutto. Comunque è esattamente la partita che mi aspettavo anch'io. Questa partita qua. Anch'io. Infatti quando si dice all'inizio ma va, non c'è partita, cioè io capisco che c'è la scaramanzia, c'è la gufata e fa ridere. Poi se andiamo però nell'esame della partita, prima della partita, e facciamo un approfondimento, è chiaro che quando si incontrano Inter e Juve per un trofeo a San Siro, non è possibile che non ci sia mai partita. Anche nei momenti in cui l'Inter faceva fatica negli anni passati e la Juve stravinceva, cioè una volta l'Inter è andata a vincere a Torino la Supercoppa e la Juve era nettamente più forte dell'Inter. Un gol di Veron su punizione. No, non è su punizione. Ah, no. Sì, non fa annullato a Zeze che è valido. C'ero, sì, io c'ero. Sì, no, ma c'era stato qualche episodio contraddittorio, anche la posizione di Adriano sul gol di Veron era una cosa al limite. Però per dire, in una partita del genere, anche se c'è una squadra nettamente più forte, Francesco ha fatto l'esempio della Supercoppa con il Milan, Non è vero che non c'è partita. Io non mi ricordo delle finali vinte 4-0. Certo. Soprattutto
Coppa Italia col Milan. Col Milan. Doppietta di Donnarumma che ne combinò di ogni. Doppietta di riuscire a segnare una doppietta in una finale di Coppa Italia della Juve. E la Juve l'ha venduto, perché mi sembra. Esatto. Andiamo con gli up and down, dai. Il peggiore della storia, penso, del calcio. Up and down e ai up and down Inter. Ah, ok. Prego, Filippo. Allora, sono difficili da fare, perché se devo essere sincero non mi ha entusiasmato nessuno. Ok. Però il pareggio è stato comunque confezionato dai due attaccanti. Io non ho visto una grande partita di Dzeko e non ho visto per niente una gran partita di Lautaro, che all'inizio ha sbagliato molto anche sotto porta. Però li devo mettere tra gli up, perché Dzeko si procura il rigore e Lautaro segna molto bene il rigore. Quindi gli do 2,6 e mezzo. Ma solo per quell'episodio. Dzeko forse qualcosina in più, perché si è sbattuto tanto, però. E il terzo che metto su, mi viene da dire Bastoni, perché lì dietro va bene, davanti si propone, sempre pericoloso, e quindi 6,5 anche a Bastoni. Come ha detto Simone? Sui down, figurati che se non ci fosse stato il rigore avrei messo down Dzeko e Martinez e Lautaro, quindi vedi te come cambia un episodio. E nei down metto Dumfries, perché si è visto veramente pochissimo. Lui in fase difensiva il gol è arrivato dalla sua parte, ma non è colpa sua, ma in fase offensiva non si è visto quasi mai, quindi gli do 5,5. Poi De Vrij, perché De Vrij comunque secondo me sul gol sbaglia, e gli do 5,5. C'è un terzo, Simo? Se io metterei down? Sì, lo metteresti, se non c'è non c'è. Io metterei Çalhanoğlu, questa poteva essere la sua partita, perché comunque la difesa della Juve non è... Vabbè, ma non sta facendo male però. Cioè, perché però, però si poteva pensare a qualcosa di più, a qualche conclusione più precisa, insomma, ha tanto spazio. Vabbè, lo metti a prescindere. No, ma tu lo sai, io cosa penso. Guarda che saltare Rugani e tirare in porta Perin non è facile. Io quello, mi riferivo a quello, perché lì hanno fra De Sciglio e soprattutto Rugani. No, uno come Çalhanoğlu, un consiglio d'esterno, ma quello, uno come Çalhanoğlu. Quello allora lo puoi dire a Barella, lo puoi dire a Brozovic, lo puoi dire a tutti. Cioè, nel senso, allora dovrei metterli giù tutti, perché non sono saltate, tirate. Ma Çalhanoğlu, siccome prima della squalifica era in grandissima forma, mi aspettavo qualcosa di più, ma non stiamo parlando di ma io sono d'accordo, di un 5, però non lo 5 metterei 6, giù, non, è cioè, che... non posso dare l'insufficienza, non ha giocato da partita insufficiente. Ugo, sei d'accordo con i voti di Filippo sull'Inter? O ti è piaciuto qualcuno di più? Sì. Io metto sempre un gradino sopra Barella, il resto sufficiente. Marcello, prima di passare alla Juve con l'Inter, sei d'accordo i voti? Sì, no, ma l'Inter secondo me ha fatto comunque una buona partita, ha creato tanto davanti, cioè nei primi 20 minuti ha giocato solo l'Inter, e nel finale ha giocato solo l'Inter, anzi poi su ogni occasione ho notato, su ogni occasione d'angolo, e la Juve è sempre in affanno, cioè non è mai tranquilla quando ci sono sti calci piazzati laterali, cioè ma sempre un po' in affanno. L'Inter secondo me bene. Sta, io discuto solo. Allora, io i rigori me li sono rivisti adesso. Tutti e due i rigori. Il rigore è l'altro fallo. C'è un contattino, c'è qualcosa. Però, francamente, io vi dico: pongo solo questa domanda. Non voglio essere polemico a tutti i costi, ma se a parte invertito, quel rigore o quei rigori li davano alla Juve. Adesso stavamo discutendo? Sì, che stavamo discutendo. Come se ne discuteva? Ma stiamo discutendo lo stesso, intanto. Vabbè, perché te sei un interista, infatti viene facile. Stiamo discutendo lo stesso, primo. Primo stiamo discutendo lo stesso. Sì, avremo sono 11 anni che discuti, le ultime 11 ne vinta una. E secondo, se non riesci a darti pace, pensala così. Due rigori ne fanno uno, cosa vuoi che ti dica? No, ma non è quello il punto. Allora... Due mezzi rigori ne fanno uno. Ma che teorie sono? Questa è la teoria per me quello che ho visto io sono due sono stati due falli assolutamente uguali, identici. Non c'entrano niente. Due falli identici. Non c'entrano nulla, perché in uno Chiellini casca dopo addosso a Barella col ginocchio destro sulla coscia sinistra, dice, e nell'altro ti dico, scusami. Trampo ha detto bene, dice io vedo il contatto. Sì. Il contattino c'è. Cioè i piedi comunque si vanno in Marcello, scusami. Ma da dire che io gli davo rigore, ma cioè
perché se no i difensori qui non possono mai fare niente, l'attaccante o il centrocampista. Però posso dire una cosa? Un secondo, no, devo correre ragazzi, scusate, Francesco, poi Marcello con i voti, dai, al volo. Non mi viene niente in tasca a dire che il rigore non dato era rigore, non mi cambia nulla a me. Ripeto, io sto dalla parte di Filippo che vede un fallo più netto nella prima azione e nella seconda azione l'arbitro, secondo me, per compensazione va diretto sul dischetto perché vede un'azione di gioco simile, che in realtà simile non è. E dice non possono andare neanche questo. Perché De Sciglio tocca la palla, che poi caschino insieme, si tocchino, si prendono dentro, quello non conta più niente. Però a volte Marcello, c'è al volo Simo, ti a prego. Volte c'è un ampio gesto ma poco efficace, a volte c'è un piccolo gesto ma molto più efficace, ecco, siediti, quindi... che fai un piccolo gesto che è molto efficace. Marcello, voti, vai. Io ti vorrei fare un piccolo gesto. No, voti un piccolo gesto adesso, ma non lo faccio. Vai Marcello, voti, abbiamo tre minuti, dai. Meno, partiamo dai meno, da dove vuoi, dai più. Secondo me il carabiniere lo dobbiamo premiare perché ha fatto il gol, e poi soprattutto secondo me non si è posto malissimo, anche se chiaramente non è che ha fatto queste grandi aperture, però è andato ad aiutare dietro, si è inserito bene in quell'occasione. Sei al sette. Poi Chiellini io gli darei 6,5 perché è l'unico che cerca lì dietro di andare a tamponare tutto quello che può, di dare un po' d'ordine a quei tre smandrappati che ci sono lì dietro, quindi 6,5. Kulusevski, secondo me, per il lavoro di copertura su Brozovic, per lo spunto sul gol, e poi comunque per altre cose che ha fatto anche in quell'occasione con Bernardeschi, cioè 6. Kulusevski stasera, che in genere Kulusevski lo sempre tra i down, 6 stasera. 6,5. Sul gol è stato, strepitoso, dai, ha fatto 50 metri, palla al piede. 6. Se no poi si monta la testa. Vabbè. Allora, se Lugani, si monta la testa, vinco ragione. Lugani 4, Alessandro 5+, De Sciglio 5, perché tutta la difesa non mi è piaciuta. Comunque la tua, ormai tu Rabiot non lo consideri, però ti ha salvato due volte il risultato. No, però Rabiot non lo considero. Ti ha salvato il risultato due volte. Un altro giocatore in maniera rocambolesca, ma ti ha salvato. L'ho visto solo nel finale in copertura, ha fatto delle buone coperture. Per me Rabiot è un altro giocatore molto sottovalutato. Rabiot. Vuoi? Vuoi? No, noi abbiamo Brozovic, va bene così. Magari lo vuoi, sottovalutato lo vuoi. No. Però è molto sottovalutato. Allora prendilo. I voti di Marcello, Francesco, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Mancava qualcuno? No, eccoli qua. Scusa, me li puoi far vedere un attimo? Eccoli qua. Lugani, Alessandro De Sciglio. Tali. Rugani, Alessandro De Sciglio. Sì, Rugani, sì, Alessandro 5,5 magari, però comunque ci siamo. Mi ero perso un attimo perché vedevo Ken che si stava scaldando e io pregherei la dirigenza juventina, Allegri e anche quello che guida il pullman di non fare mai più giocare né Ken né Betancourt dentro la Juventus. Caio Giorgio, sì, anche sì. Ah, che brutto nome Caio, mi fa già che avevate preso Caio e Zanetti era Caio, no, a rimorchio, invece sì. Un brutto nome Caio Giorgio, paura di perché quel ci fermiamo. Ci fermiamo due minuti, torniamo per il secondo tempo di Inter. Eccoci qua, Inter in possesso calcio lungo di Andanovic, buca Alessandro, Lautaro va a recuperare Dumfries, serve Dzeko di tacco, fa arrivare a rimorchio Barella che cambia tutto. No, col sinistro, palla sulla sinistra per Perisic, lato corto dell'area di rigore, Perisic trova Bastoni in area, il tiro di Bastoni, Chiellini dentro l'area piccola, alza un campanile, poi Bernardeschi spazza. Fuori, ma la palla rimane ancora lì, McKennie la prende di testa, ancora Skriniar. Skriniar allarga sulla sinistra ancora per Perisic. Ce ne sono tre, però è difficile passare. Tacco per Bastoni, poi Ciala, tre quarti di sinistra. La Juve è tutta piazzata. Allora l'Inter rallenta e ragiona ancora con Bastoni. Ora Ciala, tre quarti sinistra. Si accentra Ciala, attaccato da Locatelli. Cambia benissimo col mancino per Perisic, che può entrare in area di punta. Di Sciglio, cross in mezzo. Non c'è nessuno. No, palla per McKennie. Winston, attento. Peccato. Attento. Cambia nello stretto quelli della Juventus, Locatelli per Alessandro sulla sinistra, porta la palla avanti di suola, arriva poi Dzeko a disturbarlo, allora deve tornare indietro il brasiliano, cerca in appoggio un compagno, no, subisce fallo da Dzeko qua e prende e fa rifiatare un attimo la Juventus che era pressata altissima da subito.
pallonetto di Dzeko su Alexandro. Peccato adesso perché Perisic di lì si era liberato bene, però ha dato la palla troppo indietro, e invece sì, in area di rigore l'Inter aveva riempito l'area con 3-4 giocatori. C'è un po' di spazio, Locatelli per Rabiot, sulla sinistra c'è Alexandro che va ma viene servito col pallone indietro, Rabiot la palla in avanti, se no le sovrapposizioni sulle fasce non le faremo mai. Eccola qua, te l'ha data così per farti capire come si fa, Rabiot palla dentro, Kulusevski la lascia stare, Bernardeschi, mamma fuori di mamma niente, mia. Al palo alla sinistra di Handanovic, Bernardeschi da... praticamente dall'altezza del dischetto si trova pronto a colpire col suo piede sinistro, strozza troppo col collo, chiude troppo il tiro e la palla finisce larga di mezzo metro abbondante. Che occasione sprecata questa! Sì. Sprecata! Assisti Rabiot dalla sinistra, il tiro di Bernardeschi da qua che strozza il mancino e la tira fuori sul primo palo. Gol fatto, questo bastava, un piattone storto in porta, ma aveva anche, il tempo anche di fermarla la, la palla e di mirare. No, da lì devi calciare, calciato di prima. Cosa ho detto poco fa rispetto a Rabiot? Che te lo prenderesti all'Inter? No, ho detto che comunque è un giocatore, tra quelli che ci sono in campo è uno dei 3-4 migliori. Questa sera è una buona partita quella di dei 3-4 migliori della Juve. Certo, nazionale, questo ti fa capire come la Juve oggi nazionale francese, cioè sì, un giocatore che tanto ha giocato i mondiali da casa con la PlayStation. Ah, non c'era? No, no. Non c'era, diciamo. Non c'è niente questo. No, non ci ha fatto caso. Va, lo fa veramente, ma c'è mondiali non era pervenuto la Bion. È perché io guardo solo l'Inter. Desciglio, Bernardeschi sulla destra, proviamo ancora a cercare un pertugio. Bernardeschi si infila in mezzo a tre, mezzo a quattro, arriva al limite dell'area di rigore. Tira sopra l'incrocio di palla a destra di Handanovic, un'altra azione interessante questa, perché era difficile da concludere dopo la rincorsa fatta e i dribbling infatti su Perisic, su Çalhanoğlu, su Brozovic e su De Vrij si è scansato, sembrava il giocatore che potesse frapporsi. Ragazzi, è uscita di poco questa, perché Handanovic è andato a destra, la palla era alta sotto la traversa. Poi Bernardeschi, però Bernardeschi qua con personalità, non mi sentirei di imputargli. No, però il problema qual è? È uno, su due tiri in tre minuti, uno col piede come lui, almeno una volta la porta la devi centrare. Non dico far gol, ma centrarlo almeno una volta, e purtroppo non è successo. Più grave quello di prima, questo era molto difficile. Porca miseria, due occasioni. Ugo, sulle due conclusioni di Bernardeschi? È stato anche bravo, voglio dire, perché ha calciato di prima intenzione sulla prima uscita di mezzo metro, però ci vuole anche un po' di fortuna, c'è niente da fare. Sulla seconda, comunque è migliorato tantissimo quest'anno, se fa un gol, se fa gol viene fuori un grandissimo gol. Esatto. È Allegri questo. McKennie, fallo su McKennie, 50 di gioco in mezzo al campo, adesso viene messo giù il texano, autore del gol del vantaggio della Juventus. L'arbitro sta arbitrando dal punto di vista dei cartellini in modo molto equo, non ne tira fuori in modo particolare, anzi è abbastanza permissivo. Ha ammonito solo Bernardeschi per protesta. Esatto, quindi sinceramente apprezzo questo modo di... Sì, perché qua in altri frangenti il giallo ci poteva anche stare. Sì, ma già su due giocatori, almeno uno della Juve e uno dell'Inter sicuramente, però concordo su questo modo di arbitrare. È proprio il metro di giudizio. Esatto. Alessandro, cosa è partita bene la Juve. Ancora McKennie, anticipato qua. Bravo Barellino, poi Brozzo, ne ha tre addosso, si libera benissimo Brozzo, poi McKennie gli sporca il pallone, il fallo laterale per l'Inter. La Juve comunque sta correndo tantissimo, sta pressando tantissimo e ci mette in difficoltà. Ora c'è forse un fallo, recupera però Dzeko che dà un pallone improponibile a Brozovic. Ma già ragiona, metti giù la palla e gioca, dà una palla impossibile a Brozovic. Fai entrare il Tucu, Chi di Correa? Il Tucu. E chi togli? Chi togli? In 12 non puoi giocare. Ah no, comunque secondo me non finisce la partita Dzeko se continua così. Come l'hai chiamato? Non ti sta piacendo. Come l'hai chiamato? Come l'hai chiamato? Dzeko. Tucu. No, l'altro. Correa. Dzeko. L'altro. Dzeko. Però Dzeko, come si pronuncia? Dzeko quando vuole. Dzeko, ma l'hai fatto prima il mimo. Scusami, non lo sai. Marcello, dicevi ti è piaciuto l'inizio secondo tempo Juve? Sì, secondo tempo mi è piaciuto. Abbiamo avuto due occasioni clamorose. Cioè, Buonarresi si è mangiato due gol. Cioè, il primo di più. Soprattutto il primo soprattutto. Il primo clamoroso, sì. Qua a terra siamo Ratag e Skriniar, dove eri la sciocola? Barella, non Barella il giocatore, no. Barella per l'arbitro chiama la Barella per Morata e anche per il giocatore dell'Inter. Mi auguro di non vederne uscire un altro in Barella, perché sennò veramente andiamo in pellegrinaggio da qualche parte. Vediamo il contrasto tra
Ah, perché gli cade sulla caviglia. Non l'ha fatta apposta. No, quello no. È dolorosissimo. Cioè... Ah, su tutti e due. La storta la caviglia. Su due piedi, Skriniar saltando, ma non lo vede mai Morata sotto che scivola. E quindi non è voluto. Perché lui ha preso una bella insaccata, però, scendendo. Ma non è che gliela pesta, gliela... pizzicati. Pizzicati. Però quando sei alto 1,98 e pesi quasi 100 kg, il pizzicare fa male, fa male. Non è barbato, che ti posso dire sopra e fa quello che vuoi. Barbato è una piuma. Prende e basta. Simone è come Rocky, le prende. Sono però un incassatore, come Rocky Marciano. Esatto. Però era Rocky Balboa, scusa. Rocky Balboa. Il film di Rocky è stato fatto sulla vita di Rocky Marciano. Ma te lo vedi lì il peso gallo lì, messo il peso piuma, con il peso pecora più che altro. Ma guarda che è tosto. Filippo, stavi dicendo? No, che mi aspettavo un po' di più dall'Inter oggi. Sta giocando la sua partita, ci sta mettendo tutto, però è poco lucida rispetto all'Inter. Mamma Rugani! Ora c'è forse un fallo su Lautaro, non fischiato, parte la Juve. Mamma Rugani cosa fa? Ma non c'è un'alternativa a Rugani? Non può entrare Bonucci, visto che continua a spracciarsi. Bravo, no! No, Rugani qua ha fatto un passaggio da dentro l'area a cercare un compagno a metà campo e ha preso... C'erano tre giocatori dell'Inter a 10 metri da lui, ha passato la palla ai giocatori dell'Inter. Inzaghi in diretta. Non le vede... Inzaghi in transagonistica. Non lo vede. Chi? Allegri, non lo vede. È il tesoro mio di Marcello, ma chi metti? Scusate, io magari mi sbaglio. Danilo non ce l'hai da due mesi. Quadrato squalificato. Bonucci fuori da un mese. Chi metti? Ho visto fare un finzone. Ma lo vedo più pimpante di... Sì, ma si è allenato quattro volte. Ma metti di Rugani. Brozzo? Seguito a uomo da Rabiot. Centrocampo Bastoni. Cambia tutto sulla destra per Skriniar. Ancora avanza Skriniar, poi si inserisce fra linee Çalhanoğlu che però viene coperto, allora Skriniar all'indietro per Brozzo, linea mediana. Non è fluida la nostra manovra, la Juve chiude bene gli spazi. Non è fluida come sempre, no. Però eravate partiti bene. Non sì, dirlo. Però è una partita molto, cioè, molto fisica. Attenzione che qua l'Inter però esce bene. Olè. Lautaro allarga per Dumfries che ha spazio per avanzare, Dumfries allunga il pallone, entra in area, il cross morbido per il colpo di testa che non arriva di Perisic, la palla era troppo indietro, recupera la Juve. Ci porta la palla sul fondo, poi Perisic va a disturbarlo con una spinta, ma non c'è fallo. Appena l'ha toccato. Giusto un attimo. Dai, però. De Sciglio dalla rimessa laterale, 55 di gioco adesso, sempre 1-1 a San Siro per la finale di Supercoppa Italiana. Si scalda da Pirlo. Correa, l'ho visto che si scalda, Ma anche Dybala ho visto che si stava scaldando. Anche Dybala. Bravo Ciala, Barella. Morata va a coprire, benissimo. Chiellini poi di destra, sparacchia via un po' la casa. C'è Kulusevski che tiene palla, ma non c'è nessuno su e la recupera Skriniar. Skriniar, ultimo uomo della difesa dell'Inter. Serve De Vrij. Ancora l'olandese. Palla al piede, si approccia. Ma De Vrij è irriconoscibile. Non, Brozzo verticalizza. Non Barella è un po' in ritardo. Recupera però l'Inter in qualche modo dall'attacco della Juve. Ora Brozzo ha spazio per avanzare e superare la mediana. Non ha uomini intorno, gli si fa incontro ora McKennie, serve Dzeko che svaria molto, palla sulla destra per Dumfries, Dzeko gli chiama il movimento, come dire, vai più avanti, Dumfries però è lì, rintanato vicino alla linea dell'out, e allora ancora palla per Dzeko, tre quarti centrale, sposta il gioco sulla sinistra per Bastoni, palla sul mancino, di fronte c'è Bernardeschi, va a servire Perisic vicino all'out, si sovrappone Bastoni, può provare il cross, arriva il cross, ottimo di Bastoni però, McKennie, Rabiot, McKennie recupera. Kulusevski prova a girarsi, perde palla, la recupera Çalhanoğlu. La recupera Ciala, tre quarti centrale, largo per Perisic, avanza ancora il croato, punta Bernardeschi, serie di finte, doppio passo, c'è il raddoppio di De Sciglio, Perisic va fino in fondo, arriva il cross in mezzo di testa, fuori Rugani, fallo laterale per l'Inter. Adesso l'Inter ha rialzato di nuovo il baricentro, Lancio di Perisic con le mani all'indietro per Çalhanoğlu, tre quarti di sinistra, Çalhanoğlu contro Kulusevski, porta palla al turco, allarga per Perisic. Perisic pensa a un cucchiaio a cercare i bastoni in aria, poi decide che non è il caso e allora Brozzo all'indietro, la Juve non lascia spazi, bisogna accelerare un po' di più, se no diventa difficile. Ancora Barella, torniamo indietro da De Vrij nella nostra metà campo, di prima per Brozzo, Kulusevski alza il pressing, Brozzo torna indietro con la palla. Ancora all'indietro per De Vrij, attenzione che si va su Handanovic, Morata continua il pressing in corsa, Handanovic corto per Barella, c'è McKennie su Barella vicino alla linea dell'out di destra, Barella ancora per Handanovic, ora c'è spazio per servire De Vrij dall'altra parte, servito ancora pressing di Morata,
che non si risparmia. Ora Andanovic, attenzione al pressing della Juve, lancio lungo di Andanovic a cercare Lautaro, ottima la sponda, possiamo avere un po' di campo con Barella, rientra la Juve, siamo 5 contro 4, ma Barella è molto largo, chiama palla Dzeko in mezzo, non servito, servito Dumfries, lato corto dell'area, 1 contro 1 con Alexandro, raddoppio di Rabiot, abbiamo perso anche questa possibilità, almeno in questo momento, di fare male con la Juve scoperta. La Juve ritorna nelle sue posizioni e non c'è più spazio, troppo lenti, pensiamo troppo, lì bisogna andare ad aggredire lo spazio, Çalhanoğlu, tre quarti centrale, punta McKennie, Locatelli, largo sulla sinistra per Bastoni, lato corto dell'area, uno contro uno con Bernardeschi, chiede l'1-2 a Perisic, succede che Bastoni entra in area dalla sinistra, non riesce però a crossare subito. Bravo Rugani qua, bravissimo Rugani a fermare l'azione, per far ripartire un lancio lungo, la Juve la recupera di nuovo l'Inter perché lanciamo a caso, è sempre troppo lungo. Ci fermiamo un attimo ragazzi, non di più, 2 minuti, a tra poco. Eccoci qua, ben ritrovati, sempre 1-1 tra Inter e Juve, Inter con il pallino del gioco, Juve che prova in contropiede, però più Inter, Filippo, negli ultimi minuti. Ah, più Inter nel senso che l'Inter attacca, però quando la Juve prende palla e riparte comunque dà l'impressione di poter essere pericolosa. Attenzione, proviamoci qua con McKennie che ne salta 2.5 al campo, lancia sulla sinistra la Morata che c'è un po' di spazio, 61.50 di gioco, 1-1, lato corto di sinistra. Va Alvaro in mezzo, la mette nel secondo palo dove arriva Perisic a chiudere benissimo su Bernardeschi, calcio d'angolo Juventus. Bravo qua Ivan a fare la diagonale e a togliere la palla da Bernardeschi che l'ha visto arrivare da mezz'ora prima. Occasione Inter poco fa con Dumfries come titoliano. Sì, grande palla dalla tre quarti di sinistra di Çalhanoğlu a giro sul secondo palo in un fazzoletto. Dumfries trova il pertugio giusto per inserirsi, anticipa Alexandro di testa proprio vicino alla porta, mette la palla sotto l'incrocio, però Perin è bravo con la mano aperta a respingere. Chiellini, Rugani, McKennie e Morata, i saltatori della Juventus, scambiano con Kulusevski, mette la palla dentro su sinistra, non ce la fa perché Barella lo va a chiudere, io mi chiedo come fai a farti chiudere con tutto il lato di corto di sinistra libero, allora Bernardeschi prova a buttare dentro piazzando. E non la recupera nessuno. Sono cose che non io non capirò mai come fa un giocatore professionista con tutto il lato corto di sinistra libero, con un giocatore a 10 metri che gli arriva ad aspettare talmente tanto che quando tu crossi ti tira la palla in faccia. Cioè è una roba che proprio io divento pazzo queste cose qua. Dovrai tra calcio d'angolo Juve di nuovo, ma è una roba che sì, veramente tra Lazio e oggi riconoscibile. Andanovic ha avuto paura di fare la cazzata che aveva fatto contro l'Empoli, di contro rimettere l'Atalanta. Con l'Atalanta che l'aveva rimessa in gioco. Sì, sì, sì. E lì ci ha fatto gol, ma poi gli ha annullato perché la scena sì, però aveva De Vrij di fronte e se l'è portata fuori. No, ma lì, cioè, se lì la prende e gliela rimette a De Vrij, ma ci sono i giocatori della Juve lì al limite dell'area. Però De Vrij lo sta. Angolo Juventus, 63-30 di gioco. Bernardeschi dalla bandierina, calcio d'angolo ad uscire col sinistro all'infuori. Vediamo se riusciamo ad inzuccarla forte con qualcuno che arrivi di prepotenza, con cattiveria, come non vedo da un po' di tempo. Va Federico dalla bandierina, la mette dentro. Brozovic fuori. Brutto calcio d'angolo. Bruttissimo. 2 su 2 buttati via. Locatelli qua prova a allargare di nuovo sulla destra. Ripartiamo sulla destra con Brozo che allarga per Barella. No, tocco per. Fallo su Dzeko. Fallo su Dzeko. Qua ci stava il giallo. Qua ci stava il giallo. Qua era un'azione di contropiede. Chiellini da dietro in ritardo netto. Ferma il contropiede. Eh sì, qui ci stava il giallo, ragazzi. Sì. Dzeko tra l'altro l'ha appena preso e lo chiedeva qua, siamo d'accordo, giallo per Chiellini? Sì, sì, perché poi dopo... Allora, il fallo di Chiellini è netto, però si tengono tutti e due molto forti. No, dai, dal braccio. Dal braccio, guarda, azione, dal braccio, tengono corpo. Dzeko è davanti. No, ma Dzeko è davanti, però lo ferma giù. Non è un fallo di quelli in scivolata cattivi come quelli prima. Non è cattivo, è che ferma il contropiede. Cioè, è un fallo tattico che ferma il contropiede. Per quello che dico, non è un fallo pericoloso. Però se è in contropiede, Dzeko è davanti, tu da dietro lo tiri giù. No, dai. Marcello, per te era munizione? Andiamo avanti, va bene. Grazie per il supporto tecnico. Ci sei utile. Rimessa laterale Inter, vedo Di Marco, Vidal e Correa che osservano una partita a bordo campo. Sì, con Ciala, tre quarti di sinistra, ancora Perisic, dobbiamo cercare di inventarci qualcosa lì davanti perché la Juve chiude bene tutti gli spazi. Ciala subito per Lautaro che deve entrare un pochino più nel facciamo solo di fallo su Lautaro di Locatelli. Rugani un disastro. Ah, Rugani, non Rugani. Lautaro molto dolorante a terra. Rivediamo cosa è successo. Mi sa che Rugani gli scivola addosso, guarda. Vecchietta, sì. Ginocchio contro coscia. Cos'è che dicevi Marcello, i supplementari? No, dici i cambi, li facciamo i supplementari. Non so. Ma per i cambi che abbiamo, ma cosa faresti tu? Cosa faresti? Del sesto cambio? Subito.
Bonucci subito. Cioè Dybala mi sembra che stia strecciando, eh. Comunque ragazzi, se Dybala può spostare gli equilibri è Dybala. Tra l'altro vi ho una notizia, attenzione che l'Arsenal è prepotente su Arthur, eh. Si scalda Sanchez. Ma mi sa che non chiudo. È il Niño Maravilla. Anche Darmiani lo farà entrare al posto di Dumfries. Si scalda il Niño Maravilla. Ma c'è il tre quarti di sinistra, Çalhanoğlu sul pallone. Sesto cambio? C'è il sesto cambio? Perché sesto no. cambio? È supplementare. Appunto, è supplementare. Vediamo, dopo lo vediamo. Certo Pulizione. Che se Dybala non trova spazio neanche in questa 67 qua, di gioco, Çalhanoğlu, tre quarti di sinistra con il destro, pronto a mettere la palla dentro l'area di rigore. Solo Kulusevski in barriera, l'arbitro entra nel cuore dell'area ad avvisare i giocatori che guarderà tutto con la solita tiritera, tutto pronto per il cross di Çala con il destro. Arriva il cross di Çalhanoğlu, mette fuori Morata. Vediamo la palla che finisce a Barella, stoppa la palla, se la riporta nella propria metà campo. C'è subito il pressing di Locatelli e Kulusevski, i bastoni. Allora all'indietro per Handanovic, 67 di gioco, Handanovic all'interno della propria area di rigore. Scarica per bastoni, lì al limite, ancora basto per Barella, in questa occasione in fascia sinistra, ancora bastone, attenzione che si alza il pressing della Juve, palla per Handanovic, ancora basto, pronto a lanciare lungo, lancio lungo a cercare Çala, Çala di prima per Lautaro, Lautaro anticipato un pochino prima ragazzi però, dai, bravo qua De Vrij stavolta, riesce a servire Dzeko. Dzeko per Çala, no ma ragazzi siamo un po' lenti con le due grande punte. Grande confusione in mezzo al campo. No, le due punte non accorciano, ora Çalhanoğlu scivola ma in qualche modo serve lo stesso Dzeko. Le due punte sono sempre un pochino in ritardo, non danno appoggio alla ripartenza come fanno di solito. Skriniar, ancora all'indietro per Brozo. Insisto sull'opacità di Çalhanoğlu. Çalhanoğlu non ti sta piacendo. Sembra però... Dietro per sulla sinistra per Perisic, uno contro uno con Bernardeschi, c'è anche Kulusevski in zona, buono il pallone di Perisic per Dzeko, Dzeko lato corto dell'area, Dzeko cross in mezzo, mette fuori la Juve. Deciglio per Morata, che appoggia bene per Kulusevski, c'è un po' di spazio per andare, ma arriva bene Brozovic a coprire, bravissimo qua. All'indietro per Handanovic, c'è un giocatore forse della Juve a terra. Morata mi sa. So, si è già rialzato. Sì. Skriniar. Portiamo palla per Barella, siamo al 69esimo minuto. Morata protesta troppo e deve stare attento. Però la buttalo giù pesante. Lo so, però se continui a protestare... Però sì, guarda anche il fallo che gli viene fatto. Perché... Ti sto dicendo che protestano. Che questo gli è andato. Va bene che poi c'è il vantaggio, ma comunque gliela data. Buono, Brozo per Çala, Çala allarga bene per Perisic, stoppa il pallone, Perisic contro De Sciglio, prova ad andare fino in fondo, arriva il cross di Perisic, in mezzo Lautaro! Perin, facile, bello lo stacco di Lautaro, però non riesce a dare potenza al pallone che rimane lì nello specchio, facile la parata bassa di Perin. Però non era facile perché Lautaro va sopra Chiellini, che non è proprio uno facile da superare, e non riesce a dare quella forza in più che sarebbe servita per mettere la palla in Ma non era neanche facilissima la parata, sai? Gran cross. No, dai, come lenta, non era facile la parata. No. Marcello, hai avuto paura? Sì, perché è stato un bel colpo di testa. Sì, ma dai. Però è stato bravo per... Sì, però stiamo molto facendo lenta. Giocare troppo l'Inter. Stiamo facendo giocare troppo l'Inter. Çala? Troppo. Çala? Non facciamo mai due passaggi di fila, giusto? McKennie, sì. Rabiot. È vero. McKennie, la perdi, la recupera di nuovo. Proviamo. Da un bel po' di tempo, Ugo. Ma due prima. Passaggi di fila decenti, costruire una manovra, niente, no. Non c'è mai un'idea. Solo difenderci. Pronto il primo cambio? Stanchi. Dai, che sono alle corde, dai. Ma che partita pronto il primo cambio per la Juve, adesso vi dico di distrarre. Scusami Marcello, però in tutto questo c'è anche una velata critica all'allenatore o no? Ma ragazzi, attenzione, attenzione. Cioè, Morata, sulla sinistra, ho un po' di spazio. Bravo De Vrij stavolta. Si incaponisce un'altra volta, abbassa la testa, la perde nuovamente. Io ragazzi invece farei la domanda contraria, chiederei quale allenatore con questa formazione oggi, con le assenze che ci sono oggi, sarebbe ancora 1-1 su una finale del genere. Sì, su questo ti do ragione. Ditemi le parate di Perin nella partita.
No, perché Allegri è L'Inter non è una volta superiore quest'anno, né un due, è tre. Ma riesce a gestire le proprie forze. La differenza, la sostanza fra Inter e Juve la si vede dalla classifica in campionato. I punti sono tanti, quella è una. Però avete sempre detto il contrario, quando c'era la Juve davanti, stavolta non vale. Quando la Juve ha 48 non si vedeva la differenza con chi ha meno 48, stavolta si vede. Ti sto dicendo che questa differenza... Cioè, obiettivi e non perché Allegri è stato anche vostro. Ti sto dicendo che questa differenza non si vede in questa partita. Io vorrei vedere Sarri o chiunque altro con questa Juve di quest'anno che ha perso l'ultima giornata di campionato Ronaldo, che è in questa situazione di classifica adesso, con Chiesa, Cuadrado, De Ligt fuori, uno rotto fino a fine stagione, Dybala in panchina, eccetera eccetera, con un sacco di assenze tipo Danilo, eccetera eccetera, e ne nominerai altri, Bonucci che è un altro ancora, dicendo... e stiamo parlando di campioni d'Europa, del più grosso marcatore degli ultimi 20 anni della storia del pallone, cioè... Ditemi voi cosa deve fare Allegri più di questo. Ti sto perché lo so anch'io che non c'è gioco, ma è l'unico modo per provare a fare dei risultati. Vai Furio, poi ci fermiamo. L'unico modo per provare a portare a casa i risultati è giocare così, cioè non giocare. Difendere e ripartire, solo questo. Questa può fare. Differenza se no, non si non vede. Ce l'hai. Quanti punti ci sono? Quindi non ce l'hai. Marcello, vai, poi mi ci fermiamo. È vero che tu puoi decidere con questi giocatori di giocare così. Però quando fai le ripartenze, sì, falle in una maniera organizzata. Non che vai a caso ogni volta. Bello, attenzione, Geco, dai Geco, fai qualcosa di buono. Pallone per Barella, tre quarti di destra, può provare il cross Barellino, no, serve Dumfries che può provare il cross a sua volta, atteso in mezzo, Perisic! No! Due minuti di break, torniamo subito, Inter che imperversa dalle parti di Pirina, tra poco. È arrivato un cambio che ambiva tanto Marcello. Al 73esimo e 30 entra Paolo Dybala ed esce Dejan Kulusevski, che è autore di una bellissima azione sul gol del vantaggio della Juve. Adesso la domanda è chi andrà su Brozovic tra Bernardeschi e Dybala. Io mi auguro Bernardeschi e non Dybala, perché Dybala non è il suo. Il portatore di palla dell'Inter in mezzo al campo. Qua Morata prova a lottare. Ancora l'Inter con Perisic, la Bernardeschi sulla destra, siamo strettissimi con quattro maglie dell'Inter addosso. Ma secondo me si deve preoccupare più l'Inter a tenere. Di Dybala. Se gioca alto sì, se gioca basso come le ultime volte no. De Sciglio, Dybala sulla destra, ancora con De Sciglio. Può andare Mattia sul fondo, bastoni su di lui, contrastato, rimessa laterale per la Juve. Dybala va subito a chiedere la palla per battere velocemente la rimessa laterale, 74 di gioco, sempre 1-1. De Sciglio, sulla palla c'è lui. Fischia l'arbitro perché c'è un cambio? Sì. Entrano Correa e Sanchez, escono Lautaro e Dzeko. Come con la Lazio, Sì, però secondo me è giusto. Io che sono uno che non toglierebbe mai Dzeko dal campo, oggi credo che si arrabbia Lautaro. Però ogni volta, no, anche basta Lautaro. Cioè ogni volta che ti cambia questa scena, anche basta. Basta, dai, su. Adesso io... No, sono d'accordo con te. Cioè, ogni volta che viene sostituito c'è questa roba qui. Sangue molto caldo, ragazzi. Però avete visto la mano a Correa, a Sanchez. Magari scuote la testa per la sua prestazione, tra l'altro. Può essere? Certo. Però è sempre una mancanza di rispetto, sono d'accordo con Filippo. Una mancanza però non hai esagerato. No, ha scosso due volte la testa. Però se lo fai sempre... È un segnale che non va bene, perché capita una volta, ma se deve capitare che ogni volta che ti cambia, che tra l'altro è quello che gioca anche di più, ogni volta che ti cambia fai così, cioè dai. De Sciglio, palla dentro per Skriniar, la prende lui, arriva poi Alessandro che calcia al volo, fuori di pochissimo. Alla sinistra di Andanovic che l'aveva battezzata fuori, la palla in effetti va fuori. Si è fidato troppo Andanovic? Abbastanza insidioso. Sì, poi l'ha tenuta bassa, è stato bravo. Dai, è uscita di un paio di metri, io spero che l'abbia valutata bene. Cioè... No, beh, è chiaro che l'ha valutata. No, chiaro. Andanovic che battezza la palla fuori, sì, poi sì, beh, però stavolta male. Non aveva lo sguardo atterrito come altre volte. Noi abbiamo perso completamente i riferimenti in costruzione. De Sciglio dal basso, Bernardeschi sulla destra, cerca un pertugio, è chiusissima l'Inter sulla sinistra con bastone Çalhanoğlu, copre bene, bisogna ripartire da dietro. Adesso palla a Rugani che vede Chiellini come ultimo uomo e lo serve adesso. Occhio ai due attaccanti dell'Inter freschi. Alex, sia il numero 7, Alexis Sanchez che Correa. Ancora la Juventus con McKennie sulla sinistra, tre quarti di campo interista, si gira palla dietro, di nuovo da Rugani che prova ad impostare, non c'è ombra di Bonucci che si scaldi, palla per Dybala, tre quarti di campo sulla destra, su di lui c'è anche De Sciglio che scivola da solo, allora palla sulla destra per Bernardeschi che rientra sul sinistro, la mette dentro, De Vrij di testa, fuori per... Bernardeschi che la stoppa di petto, la tiene lì in mezzo a due, poi Cinchia recuperiamo. Ciala, attenzione lì a non farsi prendere, Brozo. Bravo Locatelli a prendere palla senza fare fallo. Bernardeschi limite l'area di rigore, entra sulla destra, rientra sul sinistro. Bravo, basso.
Molto è già la seconda palla che perde Brozo così. Attenzione dai, che ora abbiamo spazio noi. Dumfries può andare sulla destra, si allunga il pallone, seguito da McKenny, ancora Dumfries, si fa rimontare, poi Sanchez tocca il suo primo pallone della partita, ma la Juve è tornata nelle sue posizioni. Ma anche qua dobbiamo gestirle meglio queste palle. Qua sbaglia Çalhanoğlu, sì, secondo me, che dà la palla troppo indietro. Ancora Çala per Correa, scambiano i due, Çala, tocco per orizzontale per Brozo, ma la Juve ora è chiusa. Palla per Dumfries, tre quarti di destra, si torna da Brozo e torneremo immagino indietro perché c'è il pressing di Rabiot. E allora si torna su De Vrij, abbiamo perso una buona occasione di contropiede che di solito sono anche in quelle azioni lì, di solito comunque riusciamo a trovare il bandalo della matassa, invece siamo molto confusi. Ora Correa, largo c'è Perisic, non lo serve Correa, preferisce andare verso il centro del campo di nuovo con Bastoni, in posizione di trequartista, ancora Bastoni, questa volta cambia tutto sulla sinistra per Perisic, lato corto dell'area, punta De Sciglio, cincischia Perisic, poi Barella, giriamo palla senza sapere esattamente come entrare nell'area di rigore della Juve, ancora Perisic, uno contro uno con De Sciglio, prova il cucchiaio a cercare Bastoni, impreciso, sbaglia anche la Juve, ma recupera Locatelli. Locatelli da solo verso la bandierina con a su di sé Bastoni che lo pressa fortissimo, poi Prosper a chiar fuori Locatella. Attenzione Çala, cross morbido sul secondo palo per Dumfries. McKennie va a chiudere benissimo di testa, va anche a recuperarla, no, arriva Sanchez, poi c'è Chiellini che la palla rimane lì, ancora McKennie, batti, ribatti, occhio a non fare fallo Inter. Brozo limita l'area di rigore, ma la Juve ha coperto il condizione Correa perde. Bernardeschi prova ad uscire, no, lo fa benissimo. Vedi i rimpalli che dicevo io. Bravo Correa, recupera la palla. Sì, c'è lì il giocatore, questa non è fortuna. Per l'Inter, all'errore commesso, Correa rimedia andando a riconquistarsi il pallone, a conquistare il fallo. Mancano 11 minuti al 90esimo, partita ancora stra in bilico. Sei d'accordo con i cambi di Inzaghi, Simo? Con i cambi di sì. Dzeko Lautaro sì, sì, fuori dentro Correa Sanchez. Cambio anche nella Juve. Fuori Bernardeschi, dentro Arthur. Era stanco Federico, si è visto anche in azione prima dove ha provato a rientrare. Marcello, in una serata sola Barbato e Arthur per te. Barbato e Arthur è troppo, eh? Barbato Arthur. Ma Bernardeschi non ce l'ha dato tanto. Barbarthur. Barbarthur. Bernardeschi ha dato tutto, direi. Ha dato tutto, Basto, sì. Basto può provare il cross dalla sinistra. Arriva il cross di Basto sul secondo palo. Non ci siamo. Alessandro la passa a Dumfries. Dumfries imita l'area di rigore per Çalhanoğlu. Ancora pallone messo in mezzo. Mette fuori Rugani. Riparte la Juve. Dybala. Si ferma. Subisce fallo. Ah. Da Brozovic. Possiamo ripartire. Locatelli fa ripartire l'azione della Juventus subito. Dai, però l'arbitro chiede di ripartire, mi sa, perché Dybala era ancora per terra. Intanto rivediamo il fallo di Brozovic su Dybala. Doveri a mezzo centimetro. Beh, ma ragazzi, ma non sta... Sì, sì, sta arbitrando, cioè, io ho capito certo che modo. Oggi, a meno che tu non tiri giù qualcuno in modo pesante, come è successo a Dzeko prima. Ma questo era... O per proteste. Giallo. Qua ci stava il giallo, sì, dici. Però la linea è quella, eh. Ho due cugini dalle parti, ma non mi danno una mano. Alessandro, non Chiellini, che ti devo dare una si mano. Si passa io dietro Topperino, occhio a non giocare col pallone lì dietro, squadra, che scotta, palla sulla destra per De Sciglio, la tiene in campo lo stesso, arriva McKennie, stop di petto, poi palla dietro per De Vrij, la prende lui, Barella, palla per Çala e lì in mezzo non ci fanno ragionare, Çala allora non riesce a stoppare il pallone subito e metterlo giù, sull'attacco di Morata deve darlo all'indietro e allora ripartiamo ancora una volta con la Juve ben chiusa. Abbiamo fatto molta fatica a trovare spazi. Brozo per De Vrij, ancora De Vrij, inseguito da Dybala. De Vrij avanza nella metà campo della Juve, tutto sulla sinistra per Bastoni. Bastoni prova ad andare via McKennie, trova un ottimo corridoio per Perisic. Perisic prova ad andare via, si allunga il pallone. Rimessa dal fondo per la Juve. Marcello, firmeresti per i supplementari a sto punto? Sì, però voglio che entri Bonucci, deve togliermi Rugani e mettermi Bonucci. Ti sta facendo ancora paura? Secondo me non lo fa. Sì, è un sì, po' meglio di in questo. Non lo fa perché hanno inquadrato Bonucci un minuto fa, è quella di banchina con tutto. Tutta giacca, giaccone, antinebbia, addosso qualsiasi roba. Ma i minuti li potrà fare, no? Per Dybala, attenzione a Locatelli che ha un po' di spazio, qua c'è una rimessa laterale per l'Inter. Rimessa per noi, però strano che Dybala di testa anticipi De Vrij, cioè... Io credo che De Vrij non sia al massimo della condizione, forse anche a livello di testa si parla molto del suo contratto, del suo rinnovo. Può essere. Però effettivamente qualche errorino... Beh, sul gol è stato clamoroso. Sì, sul gol, ma... Inter-Lazio tu dai più colpa a De Vrij o a Skriniar sul gol di Immobile? No, le do più a De Vrij, Skriniar secondo me non ne ha, anche perché viene trattenuto. Siamo d'accordo. E perde... L'altro giorno ci siamo interrogati molto su questo. Secondo me Skriniar perde il passo perché è trattenuto da Immobile e infatti per me quello è fallo, però...
Per me per poteva carità. Fare di più Handanovic con la mano, perché quando esci con le mani puoi fare... No, però Handanovic, dai, sai che io non gli risparmio niente, però no, in quel caso lì... No, ma poteva fare di più, non è dico no, colpa sua. Ma... Comunque, Sanchez... Sai, quando esci con le mani... È chiamato a dare un po' di fantasia all'attacco dell'Inter, un po' di imprevedibilità sì, sì. Che quest'oggi l'Inter non ha avuto. Ancora Bastoni, tre quarti di sinistra, siamo all'83esimo, niente, non abbiamo... Non abbiamo le idee chiare. Squadre stanche, hanno corso sì. tanto comunque. Sì. Sembrava accorattato. Non sempre bene, ma hanno corso molto. Brozzo, Barella, Bastoni, si continua a giocare palla molto lentamente, si torna su De Vrij, largo Dumfries. Io vedrei un cambio, non perché abbia giocato male, ma perché credo che ci voglia un po' di energia lì sulla fascia, vedrei un bene un cambio d'Armian Dumfries e penserei anche un cambio di Marco Perisic. Però sulle fasce, insomma, siamo molto stanchi sulle fasce. I tre e mezzo invece li lasci, Vidal, sì. Gagliardini, non ci penso. No. Cioè, finché stanno bene, non mi sembra che... Certo, non hanno fatto sfracelli, però fisicamente mi sembra che stiano bene mi tutti e tre. Mi sembra che si punta ai supplementari, da come è calato il ritmo vertiginosamente. No, non credo, secondo me se li risparmierebbero volentieri. Sì, si è appesantita la palla. Non capisco, Arthur, cosa faccia lì. Impressione sul portiere dell'Inter. Impressione blanda, tra l'altro. Infatti adesso l'Inter Correa, parte. Correa, dalla Dumfries. Niente, non gliela dà, punta Rugani. Ma Dybala che è entrato Sanchez. 10 minuti fa. Dumfries in area. In mezzo a tre. Non si è ancora visto. Riparte la Juve con Arthur che appoggia per Morata sulla sinistra e da solo a Brozovic addosso. Deve cercare una fuga solitaria che trova, però lunga troppo e finisce direttamente sul lato. Certo, con la Juve così bassa pensare a Dybala è difficile, no? Dybala ha bisogno di essere comunque appoggiato, non può stare là da solo davanti, che fa? O no? Ugo. Certo, ho capito, però qualcosa si può inventare, no? Se l'ha inventato Bernardeschi non se lo può inventare lui. Però adesso la Juve si è abbassata. Io sono d'accordo con Marcello qui, perché comunque sia tu devi dare... Prova almeno della tua presenza. Può essere anche in mezzo a campo, anche in fase difensiva, ma qualcosa di fare. Bernardeschi non l'avrei tolto. Non l'avresti tolto. Era stanchissimo. Ha giocato anche con la Roma. Un'ora di gioco, ragazzi. Eh no, ma perché ha giocato con la Roma l'altra sera, cioè... Partita con la Roma è stata pazzesca, a livello di energia. Proprio Dybala si trova da solo in mezzo... Vuoi 10 milioni l'anno? Dimostri valerli. Bella palla di Dumfries, speciale Noglu sulla destra, inseguito da Rabiot, ancora per Dumfries, bravo Alessandro. Occhio qua, poi dopo arriva Rabiot, a chiudere di nuovo Alessandro. Bravo Ciala! Locatelli, occhio a non rischiare, Perin, palla dietro, retropassaggio, lancio lungo. Si era quasi addormentato Alessandro. Sì, Bastoni mette giù bene. De Vrij, 85 di gioco, ancora l'Inter, solita solfa. Ci fermiamo ragazzi, 2 minuti e torniamo con il finale di partita, tra poco. Eccoci qua, 88esimo di gioco, cambio nella Juve poco fa e cambio nell'Inter adesso, ragazzi. Due cambi nell'Inter. Arthur, due cambi nell'Inter. Arturo. Allora, partiamo da Francesco, quello più da solito. Dentro Moise Kean, fuori Alvaro Morata, che tra l'altro è un rigorista, quindi potenzialmente perdiamo anche un rigorista per eventuali calci rigori. Filippo invece non capisce il cambio di Inzaghi. No, esce Barella, tra l'altro anche lui arrabbiato, scuotendo la testa, non so se ce l'ha con... Sì, è arrabbiato. Non accetta la giacca. E esce Dumfries, entra Darmian, però... Queste scene, ma evitiamocele, ma cosa vuol dire? Hai giocato 90 minuti, io posso non essere d'accordo con l'allenatore nel cambio Barella, avrei tolto piuttosto Çalhanoğlu oggi. Sì, è vero. Però magari l'ha visto stanco, siamo al 90esimo, capisco che ti sta sulle balle non finire una finale, però... Cioè, tu ne hai giocati 90 e tuo compagno se gli va bene ne gioca 30. No, ma poi adesso perdiamo, adesso segna Arturo Vidal, vedrai. Perché devi menare? Così, troppo. Punizione per l'Inter. Fallo su Correa, tre quarti di sinistra. Novantesimo di gioco, vediamo poi quanto ci sarà di recupero. Mancano 30 secondi alla fine dei 90 minuti. Bastoni cambia tutto sulla destra per Skriniar. Stoppa il pallone che Skriniar. Cerca qualche compagno, poi rischia molto. Poi bravo De Vrij in questo caso, serve Correa. Correa che deve metterci un pochino più di mordente, ancora Bastoni, siamo chiusi, niente, non abbiamo soluzioni, Çalhanoğlu, De Vrij, siamo tornati ancora indietro, la Juve aspetta lì e poi riparte quando prende palla, ancora Çala, minuto 90,
Vediamo quanto dà di recupero. Buono il pallone di Ciala per Vidal, di prima sulla destra per Skriniar che avanza, inseguito da Ken. 4. Rientra, 4 di recupero, rientra sul destro Skriniar, allarga per Bastoni, posizione di cross dalla tre quarti. Arriva il cross in mezzo, Rugani. Fallo laterale per l'Inter. L'irreprensibile Rugani. Onnipresente. L'onnipresente Rugani. Marcello, Rugani mi sa che rimane in campo perché, ti ripeto, Bonucci è rimasto, è tornato in panchina con tutto quello che aveva addosso prima, giubbotti, cappelle, zaini. Non lo può fare, mezz'ora. Non lo so, evidentemente no, evidentemente no. Perisic con le mani pronto a mettere la palla dentro l'area. Occhio al cross. Parte la palla alta di Perisic. Arthur fuori. Arthur, poi recupera Brozovic che serve Vidal. Attenzione Arturo lì. La ributta dentro l'area di rigore. C'è solo Rugani. Ma fai! Ma dove fai? Chiamala Perin. Mamma mia, Rugani completamente da solo. Non la passa a Perin. Ah, cioè, Fedele c'ha questo proprio tifo ormai dichiarato per la Juve. Non lo so, prima glielo chiedo. Mi è sembrato una cavolata. Te l'ho detto che c'ho due cugini e non mi supporta. No, ma è clamoroso che non abbia chiamato la palla Perin. Era quella la cosa. No, per carità, per me potrebbe... Ma gliela chiamata, eh? Perché è uscito urlando e andandogli incontro con le braccia tese. Ma lui se, poi si è girato Rugani, gli ha detto, in alto e gli ha detto, e gli ha detto: ma che cosa vuoi? Cioè, non si sono capiti bene. D'altronde... No, ma era gesto tecnico. Qui guarda, se finisce in parità fra McKinney. Una settimana. No, sbaglia qua il passaggio perché bravo Bastoni, recupera palla. Due passaggi di fila, due non ne facciamo di passaggi di fila. Brozzo. Comunque l'Inter quarti... potrebbe approfittare di più Vidal, di questo ritmo largo lento. Per Darmian. Ancora Darmian va a cercare Sanchez, messo giù, fallo no. Alessandro, Arthur, può andare un po' il numero 5 della Juventus. Dai, forza. Ancora palla al piede, non trova nessuno perché lo sta cercando. Poi riparte da dietro con un pallone per Chiellini che di destro allarga benissimo subito di prima sulla sinistra per Rabiot che ha ancora un po' di spazio e si ferma, ovviamente non va. Palla per Locatelli che arriva a rimorchio, servito allora Arthur ancora, scambiano ancora i due, Locatelli di nuovo, mette la palla in mezzo per Dybala che sulla tre quarti nerazzurra può allargare sulla sinistra con un tocco delizioso per Alessandro, la mette giù il brasiliano, 92 adesso, ancora due minuti di recupero alla fine dei tempi regolamentari, Dybala prova di prima sulla palla di Alessandro, ancora il pallone per Alessandro, lato corto di sinistro, pallone dentro, Andanovic, c'è McKennie per terra in area di rigore con le mani al volto, occhio! Occhio perché non ho capito se è partita la gomitata o se è stato un colpo così a caso, ma McKennie è giù e ha preso un colpo al volto, non ho capito gioco da chi fermo, e quando. Fermo, vediamo se riusciamo a capirlo. Bastone, ha avuto un contatto con Bastone, ragazzi, niente di che, dai. Allora, la manata se l'è presa ma non è volontaria. Sì. No, non era volontaria. No, no, per un rigore mi sembra tanto. No, non per un rigore, però la manata se l'è presa. Sì, la manata se l'è presa. Ma è un cavolo sta roba, dai. Non lo so. Noi lo vediamo al rallentatore, però una mezza pizza è sempre una mezza pizza. No, ma sicuramente ci sta. C'è addirittura il check. Sì, perché il colpo comunque l'ha subito. Poi dopo... Te lo giuro che vado a un vada a piedi. È già finito, si gioca. Non può essere mai rigore questo. Siamo d'accordo tutti. Che parliamo? Lasciamo la macchina qui. Uno al termine. Sì, ci sarà credo da recuperare altri 30 secondi per il check del VAR. Lancio lungo di Andanovic a cercare Correa. Sì, ma Correa svegliati però. Arthur, bene, ancora. McKennie anticipato da Bastoni. Doppio palla va ad Alessandro. Abbiamo ancora 40 secondi per portare la palla fino in fondo. Proviamoci. Prova andare ad Alessandro. Il campo è finito! Te l'ha detto qualcuno che la riga bianca vuol dire che è fuori? Rimessa laterale per l'Inter, Darmian. Uno va troppo, l'altro non va. 20 secondi alla fine, vediamo se poi l'arbitro aggiungerà 30 secondi per il VAR. Oppure se manderà tutti i supplementari. Brozzo, Darmian. Boom, giù, fallo, calcio di punizione. 10 secondi al termine e poi saranno supplementari. L'arbitro mette il fischietto in bocca, vediamo se fa battere il calcio di punizione o se fa giocare l'ultima azione. Vediamo, 94. No, si va ai supplementari. Si va ai supplementari. È un risultato clamoroso. E l'Atalanta ride. È un risultato. E lo so voi con chi giocate. In chi gioca la Juve? Ormai l'ho dimenticato. Con l'Udinese. Sabato sera. È un risultato clamoroso. Io non pensavo che sarebbe clamoroso. Per le premesse, è un risultato clamoroso. Per me invece era esattamente la partita che mi ha aspettato. Il pareggio è giusto. Ma credo che il pareggio, bene o male, sia giusto, no? Forse un po' più di Inter. No, assolutamente, ho capito. Però. Sì, ragazzi, le prime due occasioni del primo tempo dell'Inter, i primi 10 minuti sono clamorose. Poi la Juve va in vantaggio, la partita secondo me si equilibra un po'. Nel secondo tempo le due occasioni di Bernardeschi, la prima soprattutto, è nitidissima. Sì, ma forse la più nitida di tutta la partita, eh?
Perché una Cerevisi non l'ho mai vista in una parte. Il pareggio è giustissimo, però la vigilia non diceva questo. Nervo senza... Senza voglia di correre, di darsi da fare. Poi sono entrati stanchi. Il pallone sembrava che pesasse 18 kg. Sono chiuse anche molto bene entrambe. No, secondo me c'è una differenza sostanziale. L'Inter gioca e prova a fare la partita, sempre. Con Inzaghi soprattutto ancora più di Conte. La Juventus queste cose non le fa perché non le può fare. E quindi cerca di far stancare l'avversario in un altro modo, coprendosi esattamente come hanno fatto le squadre venendo a Torino per 10 anni, stando tutti dietro la palla. Però guarda caso, con questo modo di giocare, finisco, ti do subito la parola, negli ultimi 8, tolta questa, tu hai avuto 8 risultati tutti consecutivi. E rispetto alla Juve iniziale di campionato, che perdeva con Empoli, Sassuolo, perdeva punti a Udine, perdeva Napoli, eccetera eccetera, forse hai capito che questa squadra ha equilibrio solo giocando così, perché contrariamente non lo troverà mai. Poi ha fatto pressing da solo un'ora, Morata, poverino. L'ultima mattina non respiravo neanche. A quel punto tiralo fuori e piuttosto metti Bernardeschi in mezzo, almeno uno. Ma non ce la faceva la palla, più fa... Io molto Bernardeschi. Io Bernardeschi. Comunque Giochi in 10 con Ken e per fortuna mi sembra che Rugani quantomeno non ha commesso errori clamorosi. Poi è sempre Rugani, però rispetto all'inizio del primo sporco, tempo. Sempre sporco. Però la palla, adesso almeno la palla la prende, ecco. Però quello che dico è che puoi giocare anche, dici va bene, noi li aspettiamo e ripartiamo, va bene, è una filosofia di calcio, ma devi essere organizzato, ma non puoi ogni volta che riparti non riuscire a fare tre passaggi, no, non li riesci mai a fare, puntualmente recuperava la palla lì, entra l'amico e di quelle due occasioni che ha avuto sono state due iniziative personali di Bernardeschi. Bentancur, Rugani, e qua chi toglie Rabiot, presumo Rabiot, non Locatelli, o magari Locatelli, vediamo. Guarda, ha tolto Locatelli. Bentancur, Rabiot, Arthur è il centrocampo preferito. Dai. I tre remagi. Bentancur, Rabiot. Me lo puoi ridire il centrocampo che c'è adesso? Locatelli non riesce ancora a prendersi la squadra in mano, dici uno. Ma ragazzi, Bentancur, Arthur, ma è l'unico che fa tutto da solo. Fa tutto da solo, lo so, penso, però corre, però no, corre, pressa, corre. Tira, passa, picchia, cioè è solo un come se la ride Andanovic ride perché se ragazzi il centrocampo della Juve di adesso non riesco a ripeterlo, io non ce la faccio. E davanti hai Ken, aiuti a dire il centrocampo della Juve, non riesco. Questa è la Juve 3, non sì, la Juve. Cos'è? Sicuramente il 3 che avete bistrattato di più nel corso del tempo, E dimentichiamo il caro Aaron, che Ramsey, che non sa dove sia, ormai sei ancora in Italia. Se fosse intero, quel se è grande come. Certo, però il se dura da quanto? Dura il se? No, se avesse voglia, più che. Perché poi quando va a giocare in nazionale mi sembra che sia un giocatore semivero. Ma comunque Allegri ha già detto che è sul fantasma, mercato. Ciao, arrivederci. Quindi. Non gliene frega ormai niente. È il passato. Già gliene fregava poco quando gli davano 700.000 euro netti al mese. Vabbè. Allora, quindi dentro nella Juve Bentancur, quindi la Juve ha fatto 1, 2, 3, 4 cambi, sì. 4 cambi anche per l'Inter. Ma c'è il sesto cambio? Non c'è questo quinto cambio, metti con. Forse ne hanno ancora due, magari. Allora, Filippo. Darmian, all'indietro, quindi ripartiamo dalla nostra fase difensiva con Handanovic. All'interno dell'area piccola c'è il pressing di Ken, Handanovic se la rischia su Çalhanoğlu, mamma mia quanto mi fanno paura ste robe, soprattutto ai supplementari. Çalhanoğlu ancora per Skriniar, proviamo a andare via palla al piede, Vidal tiene il pallone un pochino troppo, Rabiot non ne approfitta, ora Bastoni continua il pressing della Juve molto alto, ora Çalhanoğlu che praticamente fa quello che fa di solito Brozovic, all'indietro torniamo su Handanovic, ma non riusciamo anche con queste palle basse a costruire, non riusciamo ad andare via al pressing della Juve. Facciamo proprio fatica in quel senso lì. Ora Handanovic per Vidal, Alexandro non sale, Vidal quindi può tenere palla, ora va a cercare Sanchez che arretra moltissimo per cercare di guadagnare la superiorità numerica con un guizzo, non ce la fa, allora Brozo sulla sinistra per Bastoni, ancora Basto, cambia tutto dall'altra parte per Skriniar, zona difensiva, avanza il nostro 37, poi largo sulla destra per Vidal, si sovrappone Sanchez, servito, c'è un po' di spazio per Sanchez che può alzare la testa. Vediamo un po', si trova di fronte Arthur, allora serve Darmian,
ora Brozzo, limite dell'area di rigore, si butta nello spazio Correa, va in fuorigioco, allora Brozzo serve Sanchez, di prima Sanchez prova il passaggio per Darmian, intercettato da Alessandro, la palla ancora per Brozovic che sbaglia il primo tocco ma rinviene sul pallone, ancora screener per Brozovic, inseguito da Rabiot, ancora Sanchez, bene, si gira bene, non dà la palla a Darmian, la dà in mezzo per Vidal, troppo lungo, De Sciglio. Bravo De Sciglio, di petto per Perin, Perin, qua De Sciglio insegna a qualcun altro come si fa il retropassaggio semplice sul portiere. Cioè, buono che decidere. 91-50, palla Perin che rinvia con le mani, corto per Arthur al limite dell'area di rigore. Quando Arthur girovaga per quelle zone lì, io ho sempre paura, mi viene sempre in mente il Benevento. Mamma mia, eccolo lì. De Sciglio, poi di nuovo palla per Ugani, di nuovo dietro per Perin. Non riusciamo ad uscire dall'area di rigore. Chiellini, di prima per Alessandro, troverà un appoggio in Betancourt fuori dall'area di rigore, Vidal, e la regala all'Inter con una rimessa laterale della Juve. Però comunque c'è il sesto cambio, ho controllato il pure riuscito il a darci c'è una sesto risposta cambio, alla sua domanda supplementari, sì. E quindi ce ne sono ancora due. A Inter D'Ambrosio, Di Marco, Gagliardini, Kolarov, Ranocchia, Sensi, Vessino, Juve, Bonucci, Danilo, De Winter, Caio Jorge, Pellegrini, Pinsoio, Szczęsny, Ake o Ake. Palla per Handanovic, va a disturbare McKennie, poi non dei cambi indimenticabili per Correa, per ora non pervenuto, eh. Correa non pervenuto, hai ragione. Mai 75esimo minuto di gioco. De Sciglio. Anche Dybala. Dybala, sì, Dybala per adesso non si è visto. Si vede adesso, però non fa niente se non passare il pallone a De Sciglio sulla destra, arriva Betancourt. Scambia con McKennie, McKennie forse un po' stanco, recupera il pallone però Dybala in mezzo a due giocatori dell'Inter, poi c'è Arthur, poi Dybala va per terra, rimane per terra, forse ha preso un pestone, continua la Juventus sulla sinistra con Rabiot che appoggia per Alessandro. Il numero 12 sta sotto la tribuna centrale, 93 di gioco adesso, sempre 1-1 a San Siro. Chi è fondamentale, Ugo? Dybala è per te, no, ce l'hai detto adesso. Okay. Ah, i fondamentali. Sì, sbagliano di quei passaggi pazzeschi, giocano in Serie A. Veramente... Alessandro. Ken, va sulla sinistra. Cantante. Uno contro uno con Skriniar. Torna sul sinistro, doppia finta. Prova ad evitare Skriniar, mette il pallone in mezzo, salta Betancourt, poi la recupera. Non male, non sembrava nemmeno. Dai, qua Ken non male, eh. Ha fatto qualcosa di interessante. Dybala, ragazzi, Dybala non si vede, non si è visto. Niente. Zero. Attenzione, ragazzi. Attenzione, Ciala all'indietro per Bastoni. Praticamente Brozovic, che è il fulcro del gioco dell'Inter, ha sempre due uomini addosso e non riesce a far girare la squadra. La Juve ha interpretato così la partita e ha bloccato praticamente la nostra fonte di gioco e la squadra senza di lui non riesce a girare. Ora Skriniar, ancora Skriniar largo per Vidal, scambia con Skriniar, si alza il pressing di Dybala, ancora Vidal, attenzione al pressing di Rabiot all'indietro, niente, sempre all'indietro. C'è anche la stanchezza adesso, De Vrij, attenzione che McKennie ci prova ancora. È incredibile la corsa di McKennie, ha corso tantissimo. Questo è vero. Ora De Vrij va via a tre uomini sulla destra, poi prova il lancio lungo a cercare lo scatto di Darmian. Darmian contro Alessandro, che però in anticipo. Darmian tocca il pallone. Rugani, ma lasciala! Ma come? Ma il rispetto al monitor. Pazzesco, incredibile. No, ma ragazzi, ma io non le posso vedere sta robe. Cioè, da solo, col portiere lì, sparati a vuori, regala la palla all'Inter, che non ce n'è minimamente bisogno. Non è che vedo delle robe. Non ce n'era minimamente bisogno. Nell'area piccola controllavano in due, erano da soli. Corner, dai. E poi regala pure il corner. Dai. Corner per l'Inter, via Correa, vai via che c'è Cialanoglu. Cos'era, vai via. 95 di gioco. Mamma mia. Corner dalla destra, Cialanoglu. È una roba che pronto a battere con il destro, 96 di gioco. Correa va a sistemarsi all'interno dell'area di rigore della Juve dopo aver guadagnato il corner. Tutto pronto per il cross di Ciala. Se viene fuori il gol, parte il cross di Ciala di testa. Sanchez, non ci credo. Mamma mia, non ci credo. La palla è uscita di tanto così. Mamma mia, ragazzi, tanto così alla sinistra di Perin. Il colpo di testa di Sanchez esce di niente. Lo lascia De Sciglio che lo perde. Sì, De Sciglio lo non perde. Ci sono contratti Rugani e in uscita, credo Betancourt. Guarda di quanto è uscita. No, De Sciglio. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Si è fatto male. Sfiorato il palo, il colpo di testa di Skriniar. Di, guarda questi due. Di Sanchez. Skriniar e Chiellini fanno a botte dentro la porta. Due gladiatori. Da soli. Intanto. Rugani è per terra. Rugani a terra, per terra. Grandissima occasione per l'Inter con Sanchez, certo. Simo. Sì, è uscita proprio di niente.
Pazzesco. Sì, tutto ciò parte da che cosa? Da un pallone che era tranquillamente nelle mani di Perin con Rugani che doveva solo controllare. Invece Rugani ha sparacchiato fuori. Sì. Tu non puoi regalarci la roba. Marcello, secondo me potrebbe metterlo dentro per eventualmente per i rigori Bonucci, dato che è un rigorista. Quello sì. Quello sì. Ha fatto uscire quasi tutti i rigoristi. No, hai sesto di cambio. Sì. Sì, no, dico, i rigoristi li ha quasi fatti uscire tutti, lo so. Morata l'ha fatto uscire, Bernardeschi l'ha fatto uscire. Lo so, però che devi fare? Locatelli l'ha fatto uscire. È vero. Rimessa a Juve dal fondo. Ah, Bonucci magari c'è spazio più tardi. Con Perin sul pallone. Se si va ai rigori. Bravo, Ciala. Poi magari entra, sono gol, Arthur di testa. Bravo Vidal, recupera palla, attenzione che Dybala però si insiste, perde palla Vidal. Viene Rabiot che recupera palla qua su Vidal e la recupera di nuovo Arturo, poi Brozovic, vediamo se riusciamo a ripartire. Vidal vince un rimpallo, la palla in qualche modo finisce a Correa sulla sinistra, si sovrappone Perisic, stremato, prende palla Perisic, ne ha due, il solito McKennie che è inesauribile, ancora Correa, palla sul destro e niente, si torna da Çalhanoğlu indietro, prova Çalhanoğlu a sventagliare, benissimo, sulla destra per Darmian, stoppa la palla Darmian, ora Arturo, ancora Brozzo, limite dell'area di rigore, non c'è movimento, allora si torna su Darmian, lato corto dell'area di rigore, uno contro uno con Alexandro, ancora indietro per Vidal, non c'è l'imbucata, non riusciamo a trovare l'imbucata, vediamo Brozzo, niente. Torniamo indietro e noi andiamo in pubblicità. Siamo entrati nel centesimo minuto di gioco, squadre evidentemente molto stanche ma che continuano a battagliare. Qua scontro fortuito Arthur Correa che prende una mezza gomitata in faccia. Cambio nell'Inter, sì, cambio richiesto da Filippo da tempo. Sì, esce Perisic, non ce la faceva più, era completamente spompato e entra Di Marco, mi sembra un cambio naturale perché Perisic ha veramente prima giocato... Prima punizione fa gol. Vediamo un po'. Questo è un sinistro. Comunque le squadre. Cioè, l'Inter fa fatica. Chiedevi di più da Correa poco fa. Ma sì, no, Correa è entrato, non si è mai visto. Io spero che possa tirare fuori dal cilindro qualcosa, perché a livello tecnico è un giocatore sublime, però mi aspetto che giochi insieme alla squadra. Lui è più fresco degli altri, cioè che aiuti. Non è fuori completamente da qualsiasi schema. È quello che mi fa arrabbiare. Abbiamo lo stesso problema sui due argentini. Vediamo adesso, Correa, buono, il pallone è buono per Vidal. Occhio di là. Ma questo diventa un tiro. Mamma, meno male che Di là non ha visto la palla per Di Marco. No, ha provato a dargliela. Ah, ok. Sì, ha svirgolato. Pesciglio, proviamo a ripartire da basso, basso, bassissimo, con Arthur, che anche lui è basso. Rabiot. L'Inter Marcello. È piazzata, non riusciamo neanche a superare la nostra metà campo. Dybala ha provato a toccare un pallone, prende un fallo. Dybala prende un fallo in mezzo al campo, questo possiamo segnare dopo quasi mezz'ora di presenza. Non siamo in grado di costruire un'azione, vediamone una. Nel secondo tempo ho visto solo due azioni, una in cui Bernardeschi... De Sciglio per Dybala, abbiamo un po' di spazio, sulla tre quarti, può andare Paulino, tira! Mamma mia! Troppo lontano, senza guardare la porta, cerca una giocata difficilissima. Andanovic era fuori dai pali un po', ha cercato di sorprenderlo. Vediamo di quanto è uscita. Alto, non altissimo, ma finisce comunque fuori, no, largo rispetto all'incrocio di palle alla destra del portiere. Cosa volevi dire a Marcello Furio? No, appunto, che comunque la Juve è ancora in partita, ecco. Al di là di tutto. Direi. Ma sei troppo negativo, Marcello. È 1-1. Poi la Juve, l'Inter, magari gioca un pochino meglio. L'Inter, non ci crea. Comunque, bravo qua. Nemmeno io sono così pessimista. Dybala è svenuto con Milan. Dybala un po' indietro di condizione. Ha rischiato di farsi male a caviglia, è caduto male da solo, su se stesso, prende un pallone di testa, Vidal adesso. Dal Sanchez, mezzo a tre, va a terra Chiellini, Sanchez gioca sulla destra per Skriniar, Brozzo, tre quarti centrale, prova a dare a Skriniar, giù da Rabiot, la recupera Skriniar, che poi allarga per Darmian, pallone non facile, bravo Darmian a recuperarlo, però pressing di Alexandro, si torna su Brozzo, ora Vidal per Brozzo che entra nella metà campo della Juve, poi ottimo. Sanchez, palla alla porta, non c'è spazio per girarsi, però Ciala ce l'ha per crossare, cross a cercare Correa, Chiellini. Correa su Chiellini, poi Darmian, Di Marco mette giù la palla, va a servire Bastoni, ancora Bastoni, limite dell'area di rigore, cerca un cucchiaio,
Fuori Rugani, butta fuori il pallone per Dybala sulla destra, forse ha un po' di spazio per andare, si ferma, torna indietro, no, sterza, Dybala, riparte con Betancourt che può andare in sovrapposizione, c'è nel frattempo McKennie sulla destra, abbiamo un po' di spazio, Betancourt può andare avanti, qua c'è il fallo di Brozovic con cartellino giallo. No, niente. Betancourt lo voleva, Doveri ha detto di no. No, sembrava perché aveva messo le mani in tasca, invece era per rimettersi. Che sì. Poi ha aspettato per farsi fare il fallo, Betancourt è stato... perché furbo. Non so dove poteva andare con punizione sulla poteva andare dritto, ma non mi anche sembrava perché McKennie così... era sulla destra, non messo mi bene. Sembrava così convinto, Francesco. No, vabbè, perché Betancourt purtroppo non è convinto. Beh, chiaro. Il problema è quello. Infatti il certo. Riferimento era proprio al giocatore tutto specifico. Concordo con te, Simone. Sei provato da questa partita? Sono un po' frastornato. Però frastornato? Solitamente in che condizioni è? Scusami. Addirittura frastornato. Frastornato. La partita che ma mi aspettavo. È una tua condizione naturale, eh? Tu sei frastornato. 104 minuti visto? Di gioco, Dybala sulla palla, sulla tre quarti di destra. Proviamo a metterla in mezzo, lo facciamo. Rugani fuori per chi? Non lo so, arriva Betancourt. Correa! Dai! Può partire qua. Mano, attenzione, mano. Cartellino giallo per? Giallo per Dybala. Ole! Che ferma l'azione di ripartenza, fallo classico, fallo tattico poi di mano, quindi. No, Betancourt? Betancourt. Cioè Dybala ha toccato tre palloni, uno di mano. No, era Betancourt. Chiedo scusa. Era Dybala. Non è che ha ammonito Betancourt per un'altra cosa. No, secondo me ha ammonito Dybala e ha sbagliato la grafica. Esatto. Ah, dici? Sì, dai. Ho atteso la grafica, ma avevo visto meglio io. No, è Dybala. Sì, ha cambiato la grafica, Dybala. Dybala. Però ha fermato un'azione, occhio. Qua se ripartivano eravamo messi malissimo, eravamo 2-1. Ultimi secondi del primo tempo supplementare. Comunque vedo che i giocatori fanno fatica anche a stoppare la palla. Secondo me il terreno non è il massimo. Il terreno è orribile. Prima ho visto la palla saltare come se ci fossero le mine anti-uomo in campo. Beh, sarebbe la prima volta da ma leggevo anche che c'è, hanno giocato troppo spesso a San Siro in questi giorni. Evidentemente il terreno ne ha risentito. Sì, ma la Champions non c'è più, scusami. Cioè, per un momento, quindi. Ah, dice che magari i giocatori sono appesantiti dal manto. Anche, Skriniar, cross per Correa, che stoppa male, ma serve Di Marco male. Dove gliela dà? Ma dai, Correa, svegliati. Arriva Di Marco, un minuto, 30 secondi alla fine del primo tempo. Supplementare, arriva il cross di Di Marco per Correa. Che, attenzione che arriva da dietro Brozo, stop di piede, poi prova a entrare in aria, fermato da due. Subito. Arriva il cross morbido per Correa di testa! Perin! Anticipato da Perin. Squadre stanche, l'Inter ci prova. Un minuto di recupero alla fine del supplementare. Si soffre particolarmente la Juventus, perché la vera grande occasione del primo tempo supplementare è Sanchez di testa. Sì, poi è uscito finito primo tempo. Primo supplementare. Sanchez. Ma Dybala esce? Dybala finito il primo tempo supplementare. Ah, scusami. Dybala con la maglietta termica, ma vada via il chat. Vota Dybala live. Che ti sei scaldi. 4.5. 4.5? Francesco? Ma c'è l'abbiamo perso? No, credo che ci sia. Vota Dybala live. Insufficiente. Beh, parliamo anche del nostro cambio, lui però. È Ken, eh. Lui è Ken. Del nostro voto a Correa. 2-1, quindi farei 2-1 e quell'altro. 4 a Dybala e 4 a Correa. No, ma ragazzi, ma scusami, ma tu entri al posto di Dzeko e Lautaro, che non hanno fatto una grande partita, ma si facevano vedere, andavano di fisico, magari erano imprecisi. Metti dentro Correa, Sanchez si sta andando l'anima, che poi sbagli, non importa. Correa è lì. Non è neanche presente. Leggerino, ma oh, sei appena entrato, è una finale di Supercoppa contro la Juve davanti al tuo pubblico. Oh, poi puoi sbagliare il passaggio, non me ne frega niente. Ma vacci, sei fresco. In diretta televisiva. Molle. Non è il suo. Allegri è scatenato, mi sembra. Scatenato? Sì. Chiamata a raccolta i suoi e si li sta caricando forte Allegri. Firmate per chi firma per i rigori qua dentro? No. Tu no? No. Filo? No. Cioè no. Nel senso non li reggo. No, non li reggo. Piuttosto che perdere prima, meglio i rigori. Quello sì. Perdere prima. No, neanche vince lotteria, prima. Dai. Chi sarebbe favorito ai rigori? Beh ragazzi, sei fuori chiesa, lotteria, hai fuori Bonucci, hai fuori... Vabbè, ma noi che rigoristi abbiamo? Scusa, c'è la Noglu, punto.
Cianoglu. Basta. Lautaro è fuori, Dzeko è fuori. De Vrij non è un rigorista? No. No. Ma no, come i Sanchez. Tuoi. Ma va, Sanchez ha sbagliato 7 rigori su 8. Ragazzi, qua tra Rabiot... Di Marco l'unico che ha tirato quest'anno, attraversa. Ma... Se Rabiot, Brandanovic è meglio di Perin, McKennie sono rigoristi. Brandanovic è uno dei migliori. Chiellini è un rigorista? No. Appunto, Chiellini. Abbiamo anche il portiere che siamo pari più o meno, siamo pari più o meno. Dai, Perin, con tutto rispetto, fisicamente non è Andanovic, sui rigori conta tanto questo. È iniziato il secondo tempo supplementare. Beh, l'Inter ha il dovere di vincere questa Supercoppa comunque. Mo, questo dovere, oh. Cosa c'entra? Ma noi abbiamo il dovere di vincere tutte le partite. Chiellini. Scusami, e allora perché sei qua? Abbiamo ritardo per giocarmela. Per giocare con l'Inter. Una Juve. Occhio, che... occhio. Sanchez, Sanchez. Ciala, Di Marco! Non tira. Betancourt chiude, Chiellini di testa, poi subisce fallo. Con Correa, credevo. Figurati. No, fallo su Chiellini, Juve che si chiude a riccio. Ad a che dire Chiellini a chi? A Doveri? Abbiamo rischiato subito perché Rabiot ha perso il pallone in mezzo al campo con un colpo di tacco. C'è un giallo, C'è un giallo. No. Giallo per Correa. A Correa? Sì. Cioè, ammonito Correa. Correa, sveglia, ti prego, perché veramente così è brutta, Cioè, qua la palla rimbalza, Correa. Sì, dà il calcetto a Chiellini. Sì, nulla di esagerato. No. Non mi sembrava da non avrei non mi sembrava no, ma anche perché non può fermarsi. Ma poi Chiellini è già in volo, dai. Questo giallo è o ha protestato troppo, può darsi, o secondo me non ha senso di esistere, perché Barella si alza la panchina e dice Chiellini ha fatto 10 falli. Ci fermiamo 2 minuti, torniamo subito, tra poco. Turista, torniamo. 110° minuto di gioco, è partita che di certo non brilla di contenuti tecnici. Juve sì, ma puntano i rigori, secondo me. Chiellini, servito da Rugani, dimentica il pallone dietro, 110 di gioco che scattano adesso, quindi ancora 10 minuti dalla fine. Non è che puntano i rigori. Non ne hanno più. Dice, l'Inter non ne ha più e la Juve non ha idee, non sa mai cosa fare. Quindi. Occhio, dietro l'Inter non è più, Marcello. Non è a difendersi come avrebbe fatto l'Ascoli. Ale. Ciao, comunque, quarti centrale, va a cercare Sanchez. Sanchez, tre quarti centrale, prova il corridoio per Vidal. Vidal non tira, indietro per Brozo. No! Corner Inter. Ha provato il destro al volo Brozovic. Sussulto nerazzurro. Non si dice mai che una squadra non ne ha più, Marcello. Sussulto nerazzurro. Non si dice mai. L'hai detto sussulto, era 10 minuti, era un quarto d'ora che era sparita dal campo. Sì, corner. Queste stronzate non ci crede. L'hai detto, è successo. Stiamo abbottonati. Fa schifo. Stiamo abbottonati. Corner per l'Inter, dalla mi destra. Mi sta venendo caldo, Non c'è Çalhanoğlu, ma batte Di Marco. Arriva il cross, Perin, coi pugni, poi Çalhanoğlu, limite dell'area, rigore sinistro, Chiellini. Palla che si impenna, De Vrij di testa. No, non è possibile. Rimessa dal fondo per la Juve. Non centriamo la porta. Prima con Di Marco e poi con Ciala che viene, vede il suo sinistro respinto da Chiellini nell'area piccola. Però Marcello, io rincaro, se tu dici che l'atteggiamento della Juve è modello Ascoli, là c'entra anche l'allenatore nell'atteggiamento di una squadra, o no? Sì, ma perché gli dice di giocare così? Ok, Lo diceva anche Francesco, dice con quelli che hai... No, ma probabilmente gli dirà... L'unico gioco che puoi fare è quello. Però io mi chiedo, quando tu decidi, allora l'Ascoli quando viene a San Siro con adesso non esagerare, dai Marcello, basta, sei offensivo, dai. L'Ascoli ha visto le Fabino, puoi paragonare la qualsiasi Juve all'Ascoli, con tutto il rispetto per l'Ascoli, è così, che è più organizzata in questo momento. Se vinci sta coppa, che cosa dici? La lasci lì perché sei incazzato, dici non me ne frega niente. Ma Marcello, ma siamo 1-1, ci stiamo giocando ancora a finale adesso. Tra l'altro, però mamma mia, vabbè, rilassa. Stiamo un attimo così. Ancora quando c'era l'inno della Socca. Occhio, non sapevo io che De Vrij faceva la boiata vicino alla rigore dell'Inter. Betancourt va a prendere una palla interessante. Perché se dobbiamo mollare il discorso, vogliamo la partita finita quando la coppa l'alzano gli altri, non adesso che mancano 8 minuti alla fine del secondo tempo supplementare. Siamo ancora sull'1-1. No, ma io mi auguro che la vinca nei rigori. Ma anche adesso, perché i rigori? Anche adesso, tipo Mecchieri la mette in mezzo, un rimballo, la palla rimane lì, se Di Balla si sveglia un secondo, magari si fa la porteria. Arthur, quello è il pallone, Arthur, quello giallo e rosso è il pallone. Arthur, come? Arthur, vedo le prospettive. Bisogna spiegare ai giocatori che c'è nella Juve che la palla è quella gialla e rossa che è
rotola in mezzo al campo. Ci sono dei giocatori che non l'hanno ancora capito. Quando gli arriva addosso si spaventano, la passano indietro a caso. Diamo De Vrij stavolta, ce la fa ad anticipare Dybala. Betancourt, che è entrato abbastanza bene. McKennie, ancora, inesauribile. Sulla destra si sovrappone De Sciglio, l'uomo del gol a Roma. Ancora McKennie. Betancourt. Di nuovo Arthur. Ah, guarda, scotta la palla. Correa, dai, scotta, però. Chiellini, sulla sinistra. Prova a venire avanti Giorgione, nazionale, con la palla al piede. Rabiot, Alexandro, si fa, si fa vedere di nuovo Arthur, servito da Alexandro sulla sinistra, scambiano ancora i due, duo brasiliano, 1-2, ancora Arthur con il pallone tra i piedi, poi serve dietro in appoggio Chiellini, attenzione a Sanchez che era lì a disturbare, ancora Alexandro sulla sinistra, Dybala tra le linee, esce, allarga sulla sinistra a sua volta per Alexandro che appoggia un'altra volta per Rabiot, torna indietro in mezzo al campo, cerca di nuovo un appoggio in Arthur, adesso vede un passaggio tra le linee per De Sciglio che stoppa la palla. Palla vai a attaccare dentro per McKennie. Bravo, basta. Ripartiamo con Di Marco. Dai. Correa. E dai, Correa, vai avanti di là. Ma non tornare indietro. Torna ma indietro, torni in Correa. Difesa. Torna di là, Correa. Facci sto favore. Dai, ma ragione in moglie. Bentolete, Correa. Fai schifo. Correa. Ragione emoji su Correa. De Vrij. Gli avete dato 30 zucche per Correa. E quanto Correa una volta, Correa? Sanchez. Siamo alla linea. 5 alla fine. Se esiste una forma di spettacolo che mi ha annoiato così tanto, ma... Non ti è piaciuta questa partita? No. Insomma, dai, direi che è una bella partita. Comunque però, c'è qualcosa nel campo, secondo me. Perché la palla non rotola. Sì, no, il campo Skriniar, non è imperfetto. Tra i quarti di destra, Skriniar. La Juve si risistema, Skriniar... Cerca Sanchez ancora sulla destra, può provare il cross Sanchez, ma in area non c'è nessuno, quindi è inutile. Ancora Darmian, Sanchez, si sovrappone Darmian, uno contro uno con Alexandro Di Sanchez, Correa va a prendersi il pallone, prova ad andare in dribbling, in mezzo a due, palla all'indietro per Sanchez in qualche modo, ancora all'indietro per Vidal, Vidal non fare boiate lì, palla all'indietro per De Vrij. Mamma mia ragazzi, mancano bastoni. 5 minuti. Bastoni ancora all'indietro per De Vrij. No. Siamo tornati indietro un'altra volta. E allora Andanovic. Ma una stroppata di cavallo pazzo. Chi è cavallo pazzo? Rabiot. Ah, Rabiot. No, cavallo pazzo ce n'è solo uno. Si chiama Miriam Skriniar. Ma Ken, dov'è Ken? Non c'è solo Skriniar, cavallo pazzo. Dove finito? No. Bravo, Betancourt qua. Occhio De Sciglio che si fa rubare la palla di Marco. Chiellini di testa. Perin. Mamma mia, che rischio questo retropassaggio indietro. Comunque ragazzi, dei cambi fatti, Dybala, Ken, ad oggi non si è visto niente di nessuno dei due in tutti i minuti che hanno giocato. Niente. Un disastro. Scambio 10 milioni l'anno diviso 2. Forse. Comunque li avete tra virgolette insultati tutti i giocatori in campo, non ce n'è uno che se ne è salvato, cioè qualcuno. Perin, sì, qualcuno. Va bene, possesso palla De Juventus. De Sciglio, sparacchia alto, Dybala di petto, prende la prima palla, arriva Betancourt, poi subisce un fallo qua. Dybala ha subito 3 falli e basta. Sai che una volta ero a Roma... Non ci interessa. Raccontaci tutto nei minimi particolari. Quando eri a Roma poi ce lo scrivi per messaggio. Un'udienza. Betancourt. C'era un ragazzo con la tuta, mi ha chiesto un autografo, io gli ho detto giochi a pallavolo, mi ha detto no, gioco a pallone. Gli ho detto ma nei giovani, no, in prima squadra, dove giochi a Genova? Alla fine era Perin. Ah, incredibile. non perdere la palla, mamma mia. È successo davvero, secondo me. Scrivi un aneddoto. Dico un ragazzo semplice indietro. Perina ha chiesto un autografo a Barbato. Sono tornato a casa con le chiavi di casa, ho aperto la porta e si è aperta. Cialanoglu prova a lanciare sulla sinistra Di Marco, c'è l'anticipo De di Sciglio, fallo laterale, 3 minuti alla fine della partita, subito Di Marco a cercare Sanchez, altro fallo laterale per l'Inter. Calma ragazzi, calma. 3 minuti, sistemiamoci. 3 minuti. Ancora Di Marco, tre quarti di sinistra, la Juve ancora una volta chiusa dietro e siamo tornati addirittura a metà campo. De Vrij, 117-15 secondi, Brozovic. Brozo corto per Vidal. Vidal si gira. Ken lo puoi andare a marcare, Brozo. Non ha il Covid se gioca. Puoi andare anche a marcare. Di Marco. Svogliato. Bastoni. Ancora Brozovic, tre quarti di sinistra. Continuiamo il giro. Palla ragionato, ma un po' prevedibile. Anzi, prevedibile. Brozo va a cercare bene Correa. Fai qualcosa di buono. Palla indietro per Cialanoglu. Cialanoglu vede Darmian, ma poi ci ripensa e sbaglia. McKennie. Tutto.
Dybala. È incredibile oggi. Arthur, possiamo ripartire? Fai fallo, bravo. Fallo su Arthur. Giusto, fallo giallo speso bene. Giallo speso bene. Eh sì. Però anche qui, qua c'ha la sbaglia, si vede che è stanco. E non solo c'ha la sbaglia. Arthur fa un passo in più. Rabiot era già andato sulla sinistra. Bastava un tocco, un secondo prima, avrebbe subito il fallo, ma Rabiot sarebbe andato. Non è la palla di prima. La regola del vantaggio. Sì, ma capisci che non ce ne facciamo niente di questi, Marcello. Non è capace. Niente. Non è nelle sue corde. Niente. Non è nelle sue corde, 70 milioni. Di lire allora. Se mi dici che sono lire, ci credo. Ammonizione per Vidal, fallo tattico speso molto bene. Facciamo gol, dai. Un'azione, ci meglio, meglio la Juve con Kulusevski e Morata che con Dybala e Kane. Nettamente. Sicuramente. Nettamente. In questo momento non cambia. Nettamente. E Bernardeschi poi, ciao, altro livello. Betancourt. Sì, sì. In due occasioni, oh. I cambi sia da una parte che dall'altra. Dai. Un po' Sanchez, per l'Inter. Ma gli altri. Un minuto e 10 secondi al 120esimo. Cambio. Fallo laterale. Cambio. Cambio, entra Bonucci. Per i rigori. Quindi vuol dire che non stava ancora bene per giocare una partita intera. Esce? No, ma i rigori no. Secondo me Carmen tira fuori i rigori no, manca un minuto. Largo no, per Skriniar. Un minuto alla fine, 60 secondi. Un giro d'orologio. Vidal, avanza. Vidal, cosa fai Vidal? Mamma mia, rischia di darla Dybala. Poi Brozovic, era tutto solo Darmian. Palla per Correa, Di Marco, di tacco per Bastoni. Bastoni cross a cercare Çalhanoğlu, ma c'è Chiellini di testa. Occhio palla che si impenna, Brozovic ma fa no, una cosa bruttina. Viva il parroco, no! Dai Paolino, fai vedere qualcosa. Palla per Ken, c'è lanciata anticipo, malissimo. Skriniar. Perché Skriniar in anticipo. Palla indietro per Handanovic, 30 secondi alla fine. Handanovic per De Vrij, al limite dell'area di rigore, De Vrij porta avanti la palla. 20 secondi al termine, Bastoni, dai, vai Basto, lancia la lunga. Cambia tutto all'indietro per Skriniar, 15 secondi, 14. Cambia tutto Skriniar dall'altra parte, l'arbitro mette il fischietto in bocca. Cross dai, dai, in dai. Mezzo, va andata in area. Di Marco, cross! Alexandro Sanchez! Mamma mia ragazzi, al 120esimo minuto. Incredibile ragazzi, incredibile. Mamma mia. Che frittata Juve Inter che si aggiudica. Sì, intanto, ma la partita è finita, eh. Oh, era vediamo la Di Marco mette Sanchez in mezzo. Petto di Alexandro. Sì, ma errore di Chiellini. Qua Alexandro ci fa un regalo enorme. Petto di Alexandro, dai. Darmian anticipa Chiellini e Sanchez sotto porta. Non può far altro che metterla dentro, è finita! È finita! È finita! Supercampioni! 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 Bravi ragazzi! Bravi! Bravi! Grande Simo! Grande Simo! Caduta! Tutto, bravi ragazzi, gli hai detto di tutto, gli hai detto. Io ho detto. Ma cosa ho detto? Ho detto che parlavo di Correa e infatti ha segnato Sanchez. Bravi, va bene, rosica. 2-1 per l'Inter, super campioni, grande Simo. Campione. Bravo. Mi piacevano, poi rosica. La corsa in campo di Inzaghi a esultare. L'Inter vince incredibilmente al 120esimo minuto, ragazzi. Obiettivamente io devo dire una cosa, se lo sono meritata più loro che la Juve. Mamma mia, che bello. Ma se lo sono meritata più loro della Juve. Secondo me è stata equilibrata. Con le due occasioni di Bernardeschi, ragazzi. Ma che equilibrata. Non ci potrò scordare, piemontesina bella, tornatene a Torino con ti ricchi chicchi.
Poverino, lo stai torturando quell'uomo. Non è più un uomo. Esultanza dei giocatori dell'Inter. Allora, Marcello dice vittoria meritata. Siamo tutti d'accordo? Sì, alla fine sì. Non meritata, ma poteva vincere una o l'altra. Esatto. Abbiamo pescato il jolly al 120esimo. Ha fatto quel qualcosina in più. Sì, cioè, sì, alla sono fine d'accordo. Era diventata una squadra, una partita noiosa perché erano tutti due stanchi. Però l'Inter qualcosina in più ha fatto. Sono d'accordo. Almeno ti ha tenuto lì. Ma la Juve non ha creato, dopo Bernardeschi nella fine del primo, del secondo tempo, non ha più creato nulla. Vero. È stata solo dietro a aspettare di arrivare ai rigori. Tant'è vero che era pronto Bonucci, che io dicevo mettilo prima. Alla fine la frittata chi la fa? Alessandro e insieme a Lugano. Poi anche Chiellini, vabbè. Se sta mai coi mani in man, cantantic lontan da Napoli semer. Ma poi venia chi a Milan, forza Inter. Cioè, beh, canta mia bella Madonnina uno che vive in Piemonte. Ma è veramente un cretino, cioè un cretino vero. Cioè, dai, vabbè, ci fermiamo due minuti. Torniamo parlando della partita, dai, a tra poco. Abbiamo perso Chirico. Ha ravvivato lo studio, però. Guardi. Una sosta. Perché no? Ci prendiamo un paio di birre e poi ce ne andiamo. Va bene. Rieccoci, l'Inter vince la Supercoppa all'ultimo secondo. Eravamo già pronti a raccontarvi i calci di rigore, invece frittata Juve con Alessandro, Chiellini anticipato da Darmian e Sanchez che segna da zero metri. Francesco, dai, interrompiamo il suo silenzio stampa. Ma guarda, io non sono d'accordo con Marcello perché è vero che ai punti se fossimo... sul campo di box l'Inter meriterebbe di più. Sì. Però al 120esimo, quando tu regali un trofeo in questo modo, non c'è merito. Hai fatto un disastro. Cioè, Alessandro non può più giocare a pallone a livelli importanti, non è più da anni un giocatore serio. Non ricordo le sue ultime sovrapposizioni sulle fasce quando sono state fatte. Non ricordo un cross decente per un gol. Non ricordo un gol. L'unica cosa che mi ricordo di quest'anno è il rigore che ha preso con l'Inter a San Siro per un errore di Dumfries, tra l'altro. Però quello che fa al 120esimo e 15 è troppo grave perché non era pressato, era tranquillo, era da solo, bastava un colpo di testa per mandare la palla fuori e l'arbitro stava già fischiando perché Bonucci voleva entrare a un quarto d'ora e non l'avrebbero fatto entrare se non per i rigori. Quindi è ovvio che quando tu perdi che sia una Coppa Italia, che sia una Supercoppa Italiana, che sia una Champions, in questo modo rosichi nello stesso modo, certo. Perché hai fatto qualcosa che non si può fare in questo minuto perché non hai più tempo per recuperare, quindi è grave. E io credo che la dirigenza, oltre a parlare in modo deciso dei contratti di Bale eccetera eccetera, debba anche parlare in modo deciso di giocatori come Arthur, come Alessandro, come Ken. Tanti a Ken, come tanti altri che sono qua, secondo me, a non essere utili né per loro né per la Juventus stessa. Ma lo stesso, guarda, Dybala, secondo me... Ha vinto questa Coppa, perché è giusto così, perché poi alla fine chi vince ha sempre ragione, però hai fatto una cosa che non era minimamente preventivabile e che ti stava portando i rigori dopo un secondo e mezzo. Lo stesso Dybala dal punto di vista contrattuale va ridimensionato. Tra poco ne parliamo, perché ci arriva bene che ne ha parlato. Ma volevo sì, prego, prego. Non è assolutamente un giocatore da 100 milioni lordi in 5 anni, ma nemmeno la metà, guarda. Nemmeno la metà. Marcello dice non va tenuto. Allora facciamo così. No, devi fare la squadra e l'hai perso. Dybala l'hai perso a zero. Colpa tua che sei arrivato a questo punto a perdere a zero. Ma è un giocatorino. Oggi nel primo tempo, Morata, Kulusevski e Bernardeschi. Primo tempo, prima frazione di gioco, cioè primi due tempi, tempo regolamentare. Morata, Kulusevski e Bernardeschi fanno meglio di quando sono entrati Dybala e Ken. Dybala e Ken, due fantasmi. E finché Ken lo puoi capire, perché Ken è Ken, ma da Dybala, che pretendi di essere nella top mondiale dei giocatori più forti del mondo e pretendi un mucchio di soldi dalla Juventus, fai una partita del genere, cioè, scusa, ma cosa me ne frega di averlo così? Io non capisco i dybalisti, francamente i dybalisti che non aprono mai gli occhi. Ma sgranateli gli occhi, guardatene le partite. Guardateli i giocatori, non che vi fanno due mossette, gli fanno una piroetta, gli fanno un giochetto e allora quando servono. Guarda, stasera se c'era Ronaldo se la creava da solo l'occasione da gol, se la creava da solo. No, tra poco torniamo con Dybala, che sono sicuro che
gli up and down ci daranno un assist per parlare di lui con le parole di Arriva Bene sul suo contratto. Prima però up and down Inter, partiamo dal vincitore Filippo. Wow ragazzi, devo ancora riprendermi, è stato un finale assurdo. Io quando ho visto la palla di Marco ho detto adesso fischia, magari gli fa buttare la palla in mezzo, ma sai, non ci speravo molto. Certo. Dal nulla sbuca Darmian che nei momenti decisivi, chissà perché, c'è sempre. E poi Scuola Sanchez, Milan. Neanche mi sono reso conto di Sanchez che butta la palla dentro perché l'ho visto arrivare all'ultimo. Mi devo riprendere, però sono felicissimo. E quindi allora partiamo con gli up and down. Up, vabbè, vuoi non mettere Sanchez? Certo. Sanchez ha fatto un gol, il gol decisivo all'ultimo secondo, importantissimo, che ti fa vincere la Coppa. Quindi al di là della prestazione, per il momento e tutto, gli va dato 8, perché cioè, quello è il gol che ti fa vincere un trofeo. Man on the match. Gli do mezzo punto in meno a Darmian, che comunque è autore del gol, perché se non arriva lui su quella palla e non ci crede lui anticipando Chiellini, certo, dopo l'errore di Alessandro la palla a Sanchez non ci arriva mai, quindi diciamo che fa l'assist, perché effettivamente poi lo fa, 7 e mezzo. E poi ne devo dare un altro, dico Skriniar, perché anche nei tempi supplementari è stato quello che ha tenuto un pochino più sulla squadra, che ha bloccato tutte le possibili ripartenze in uno contro uno dei giocatori della Juve, e quindi do un 6 e mezzo a Skriniar. Come vorrei sottolineare, scusami, degli app ci sono due cambi azzeccatissimi, forse anche erano quelli che doveva fare. Beh, ci sarebbe stato anche Di Marco, che però, ha fatto il cross. Sì, sì, ma i cambi le panchine, i due se si voltavano, Allegri e lo stesso Inzaghi, vedevano due panorami completamente diversi. E infatti si è capito perché ha vinto l'Inter. E per quanto riguarda i down, metto solo Correa, perché gli altri, l'Inter non ha giocato una grande partita, è stato adesso possiamo dire che ai punti meritava di più, sono d'accordo, però la Juve ha affrontato, e sono d'accordo con Francesco qua, ha affrontato l'Inter adesso con le armi che aveva a disposizione, certo, cioè gli ha chiuso gli spazi, non l'ha fatta costruire, andare a giocare con l'Inter adesso in un altro modo probabilmente sarebbe stato un suicidio, e infatti è arrivato al 120esimo sull'1-1 e poteva vincere la Coppa ai rigori. Se Alessandro, che è un singolo, non fa una cavolata enorme, si va ai rigori. Certo. Quindi, ma quando tu le ciambelle le devi fare col buco. Quando tu fai la ciambella e il buco non glielo fai dentro, finisce così. Perché a furia di farli stare lì, io a un certo punto cosa gli dicevo? Però l'Inter è sempre lì, a furia di farli stare lì, alla fine l'errorino sì, di sì, però Marce, va bene. Vabbè, al di là che tanto li ho finiti, metto Correa. Solo Correa 5. Non metto Vidal, perché Vidal comunque 6 se lo prende. Però Marce, hai ragione, però io considero il momento della Juve, considero il momento dell'Inter, considero che la Juve ha fuori tanti giocatori, considero che l'Inter sta giocando bene, gioca in casa ed è più forte in questo momento della Juve. La Juve prende tanti gol, perché comunque non dimentichiamoci che tre giorni fa stavi perdendo 3-1 a Roma, ne avevi presi 3. Cioè, faceva acqua. I freddi numeri sono impietosi, eh? E a un certo punto cerchi di limitare i danni, e se non fa la cavolata Alessandro, li hai limitati. Poi è chiaro che poi col senno di poi il risultato che dici tu. Però non è che abbiamo costruito. Però il tuo punto di vista, io lo capirei se l'Inter avesse fatto 10 tiri in porta con 10 miracoli di Perin, e tu mi dici sono sempre lì che tirano, e allora vengo dalla tua. Però effettivamente non avevamo creato quasi niente. No? Scusami, io leggo i dati: 23 tiri contro 8. 6 in porta contro 2, 64% di possesso palla, 614 passaggi contro 400. Sì, i numeri sono pro Inter, cioè, vedendoli dai, così. Sì, sì. No, no, ma infatti lo stiamo dicendo che ai punti ce la siamo meritata, e te lo dico. Però la Juve non stava rubando nulla prima di Alessandro. Però no, ma Marge, cioè, è vero, quelli sono i numeri. Io lo sto dicendo come analisi della partita. Io, chiaro che sarei il primo vi abbiamo dominato, nel senso che vi abbiamo costretto nella vostra metà campo, però le occasioni chiare, al di là dei numeri dei tiri in porta, io mi ricordo quella di Dumfries con la parata di Perin sotto la traversa, e poi mi ricordo tante, tante possibili occasioni, ma sì, sì. Sanchez, ti ricordi più quelle di Bernardeschi? Sì, quella sì, cosa d'angolo, sì. Si ricorda di più quelle di Bernardeschi come occasioni vere e proprie. Ma infatti la Juve
secondo me sbaglia nel secondo tempo proprio le sostituzioni, o non ne avevano proprio più, però non mi pareva. Non puoi averne più dopo un'ora di gioco, Marcello. Si è fatto la partita stasera tutta. Cioè, è possibile che Morata, che non ha giocato a Roma tutta la partita, perché ha giocato gli ultimi 20 minuti, non può fare fino alla fine con Bernardeschi uguale? Ma non posso crederci. Però quella è una scelta, tu, perché l'allenatore tu dice, vabbè, metto Dybala. Dybala si inventa qualcosa, magari è fresco, quando gli altri sono un po' più stanchi si inventa qualcosa. Cosa si è inventato Dybala? Niente. Zero assoluto. Guarda, si è inventato di più Bernardeschi di Dybala. Marcello, infatti, ripartiamo da qua. Al volo. La testimonianza che non l'ha fatto giocare dall'inizio è perché evidentemente gli dava poche garanzie. Perché se ha giocato così dopo un'ora di partita, non credo che giocando dall'inizio avrebbe fatto meglio.